Un altro aspetto importante che volevamo raccomandare è chiaramente microfono spento per tutti quelli che non parlano, in modo da evitare, vista anche la numerosità dei partecipanti, problemi di rumori di sottofondo. Questo è un incontro, diciamo un primo incontro su un'illustrazione di un lavoro abbastanza complesso, per cui riteniamo di non esaurire qui l'approfondimento, quindi non volevo, ecco, creare preoccupazione nelle persone che ascolteranno, perché ci sarà sicuramente un'occasione ulteriore per ragionare non solo in ambito regionale, ma anche in ambito nazionale, e la presenza del dottor Blasi del Ministero ne è uno degli elementi fondamentali. Non aggiungo altro e passo la parola al nostro assessore Alessio Mammi. Prego, assessore. Grazie Roberta, grazie mille. Oggi è davvero una giornata molto importante. Avremo modo di fare il punto, di ascoltare nuove proposte, idee rispetto a un settore, una filiera che davvero è un settore strategico per la nostra regione e anche per il paese. Intanto perché la zootecnia è strettamente connessa ed è strettamente legata alla nostra storia, alla nostra identità, alle nostre tradizioni enogastronomiche, perché è un settore decisivo per il valore anche economico e sociale che rappresenta nella nostra regione. Pensiamo a oltre 6.000 aziende nei vari settori, nei vari comparti zootecnici. Pensiamo alla capacità di produrre ricchezza e valore per oltre 2 miliardi di euro ogni anno. Naturalmente sono numeri che fanno riferimento al 2019, non alla difficile stagione che purtroppo stiamo ancora attraversando. Ed è un settore che noi dobbiamo rilanciare, sostenere per il futuro, e oggi credo che questo sia un momento molto importante perché mettiamo in campo delle proposte, delle idee anche molto concrete, operative, che trasmettono un'idea molto semplice, che noi non vogliamo assolutamente rinunciare a questo comparto, a questo settore strategico per l'Italia e che per noi è strategico anche a livello europeo. E vogliamo naturalmente costruire le condizioni per un futuro più certo, consapevoli delle difficoltà che attraversano il settore zootecnico da molto tempo, che sono ovviamente state aggravate dalla pandemia che è ancora tuttora in corso per le conseguenze che ha su alcune filiere produttive di eccellenza, di qualità, per le quali l'Emilia-Romagna è conosciuta in tutto il mondo. Difficoltà connesse anche alla capacità di generare reddito per le nostre imprese, che nel comparto zootecnico purtroppo è diminuito nel corso del tempo. Difficoltà legate a dinamiche competitive a livello internazionale, a livello globale, a effetti anche speculativi sui mercati che hanno delle conseguenze anche dirette in casa nostra. È un settore che è attraversato da cambiamenti, stili di vita, cambiamenti culturali e purtroppo è un settore che viene spesso colpito anche da attività di disinformazione e di generalizzazioni che non fanno onore a quello che è il lavoro vero di tante imprese che ogni giorno operano per portarlo avanti tra mille difficoltà. Troppo spesso è un settore che viene attraversato da generalizzazioni, a volte che viene anche criminalizzato. E che noi dobbiamo invece respingere con i numeri e con i fatti, con anche i passi in avanti che ha cercato di fare e che dovrà continuare a fare. Generalizzazioni che, per esempio, non colpiscono magari altri settori produttivi o altri settori economici. È classico l'esempio di un comportamento sbagliato di un allevatore che viene subito preso a riferimento e viene colpita tutta una categoria, viene generalizzata, diciamo, l'atteggiamento e la reazione da parte dell'opinione pubblica, cosa che non avviene in tanti altri settori economici e produttivi. Io invece penso che l'allevamento
rappresenta, e quindi il settore zootecnico, naturalmente gestito in modo corretto, nel rispetto delle regole, rappresenti un grande valore per il territorio, per le nostre comunità, dal punto di vista economico, sociale, culturale, ed è un valore irrinunciabile, ed è un grande capitale, patrimonio che noi non possiamo permetterci di disperdere e al quale dobbiamo dare un futuro. Per varie ragioni, innanzitutto per la dimensione economica, come dicevo, identitaria, perché quando parli di zootecnia Emilia-Romagna parli dei nostri prodotti DOP più forti, più famosi, più conosciuti, apprezzati nel mondo. Pensate al parmigiano reggiano, pensiamo al prosciutto crudo, alla filiera della produzione dei nostri salumi, ma anche al settore avicolo naturalmente. E quindi è un settore che genera occupazione, che ridistribuisce reddito, ma è un settore importantissimo anche per il contrasto allo spopolamento di alcune parti del nostro territorio regionale. Pensate cosa ne sarebbe del nostro Appennino se non ci fossero gli allevatori e i produttori di latte per il parmigiano e i trasformatori di latte per il parmigiano reggiano. Che povertà sarebbe dal punto di vista non solo economico, sociale, ma anche territoriale, ambientale. Quindi la zootecnia è quella che riesce a mantenere la produzione, la ricchezza, redistribuirla e quindi la vita in territori spesso fragili e difficili. E pensiamo a quanto la zootecnia contribuisca nella produzione, per esempio, della sostanza organica che ci aiuta a contrastare l'impoverimento dei terreni e anche a contrastare la diffusione di fertilizzanti chimici. E anche quanto nella filiera del recupero della sostanza organica si possono creare le condizioni per quell'economia circolare di cui spesso sentiamo parlare, che deve essere uno degli obiettivi fondamentali, io penso, anche della prossima programmazione delle risorse pubbliche, la capacità appunto di generare ricchezza e generare energia dal riutilizzo appunto anche della sostanza organica attraverso dei processi virtuosi. E poi la produzione di cibo, non dimentichiamocelo mai, quanto noi abbiamo bisogno di continuare irrobustendo le nostre filiere produttive agricole dall'ortofrutta e anche alla zootecnia per continuare a essere autonomi dal punto di vista della capacità di produrre cibo. Noi questo l'abbiamo compreso perfettamente in questo anno e mezzo segnato dalla pandemia, che noi non possiamo assolutamente rinunciare a questa vocazione. Sì, penso che, come ho detto in altre occasioni, abbiamo perfettamente compreso che senza mascherina e senza pane noi non andiamo da nessuna parte, né come singoli individui né come comunità. La zootecnia è un settore fondamentale per la produzione, l'approvvigionamento del cibo, il fabbisogno proteico che hanno i paesi, che hanno le comunità, e anche per questa ragione dobbiamo continuare a investire per darle naturalmente un futuro. Quindi c'è da fare innanzitutto una scelta di campo dal punto di vista culturale a livello nazionale e a livello europeo. La nostra scelta di campo è molto precisa: noi vogliamo dare un futuro al comparto zootecnico, non intendiamo rinunciarvi, non intendiamo accettare disinteresse, disimpegno, dimenticanze o addirittura tesi volte a criminalizzare il settore. Noi vogliamo dare invece una prospettiva. Naturalmente siamo consapevoli, completamente consapevoli, che davanti abbiamo una sfida importante, impegnativa, che possiamo vincere se c'è la consapevolezza politica e culturale del valore che la zootecnia ha per i nostri territori. E noi questo ce l'abbiamo. La sfida naturalmente è quella di tenere insieme, di conciliare la capacità di avere imprese competitive, capaci di generare reddito, accompagnandole verso la sostenibilità e sempre di più verso la qualità. Tenere in equilibrio queste due dimensioni. Io, quando partecipo ai convegni sulla PAC, dico sempre che la PAC deve avere una grande ambizione: tenere insieme produttività e sostenibilità. Entrambe queste dimensioni devono tenersi insieme, perché se noi perdiamo la capacità di produrre, quindi la competitività dei nostri sistemi, non abbiamo nessuna sostenibilità ambientale. Non esiste sostenibilità ambientale se non c'è anche sostenibilità economica e sociale.
Noi dobbiamo quindi lavorare e investire sulla riduzione degli impatti ambientali di qualsiasi settore, non solo quelli agricoli, ma anche e ovviamente tutti i settori economici e produttivi. Dobbiamo lavorare per migliorare il benessere animale, per la riduzione dei farmaci che si utilizzano e ovviamente anche per aumentare la qualità e la sicurezza sanitaria. Questo è molto importante perché io penso che dopo una pandemia come questa l'attenzione dei consumatori, dei cittadini verso l'aspetto della sicurezza sanitaria aumenterà. Quindi dobbiamo creare le condizioni affinché l'Emilia Romagna e l'Italia possa esprimere il meglio da questo punto di vista. Dobbiamo però lavorare affinché appunto le imprese però abbiano quella capacità di reddito indispensabile. Tenere insieme competitività e sostenibilità non è impossibile, non è nemmeno facile, però siamo consapevoli che abbiamo tra le mani nei prossimi mesi, nei prossimi anni, degli strumenti finanziari molto importanti che dovremmo sapere utilizzare al meglio. Penso al PSR di transizione 21-22, che sui temi della competitività, della necessità di fare investimenti per l'ammodernamento, per la qualità, per la tecnologia punterà molto anche in campo zootecnico. Abbiamo il recovery, il PNR nazionale, che soprattutto nella parte relativa alle filiere può rappresentare una fonte di approvvigionamento di risorse per sostenere dei progetti importanti, e abbiamo la nuova PAC. E credo che questo convegno di presentazione di oggi, di questo studio sulla nuova PAC, guardi la nuova PAC dando un contributo propositivo e positivo. Nuova PAC deve avere l'ambizione, io penso, di prevedere anche un OCM zootecnica. Serve un OCM zootecnico. Allora, noi l'abbiamo detto in altre occasioni, su questo so di trovare una larga condivisione anche da parte di altri colleghi, di altre regioni, e su questo ci impegneremo insieme per naturalmente coinvolgere, sottoporre questa proposta al Ministro nel momento in cui andremo verso la costruzione del piano strategico nazionale. E poi, perché non pensare anche per la zootecnia un sistema di incentivi, come esiste sull'ortofrutta, sulle misure cosiddette agroambientali, di incentivi per coloro, per quelle aziende che magari seguono degli schemi di buone pratiche, schemi di buone pratiche che non devono rappresentare oneri in più o diciamo aggravi dal punto di vista, ma schemi di buone pratiche che sono molti dei quali di cui oggi sentiremo parlare, che possono essere anche concretamente ed economicamente misurabili ed attuati. Quindi un sistema, diciamo, di incentivi che possa spingere, che possa aiutare, sostenere le imprese in questa transizione, possa aiutare le imprese a tenere insieme questi aspetti della competitività con quelli della sostenibilità. Dobbiamo investire quindi nel miglioramento delle nostre strutture, degli allevamenti. Anche ho parlato di benessere animale, della biosicurezza, ma anche sul tema dell'efficienza energetica, sulla capacità di appunto utilizzare come valore energetico attraverso il biometano i reflui zootecnici, la capacità quindi di essere maggiormente competitive ed efficienti. Dobbiamo investire anche nel campo della tecnologia, pensando a una zootecnia sempre più di precisione, sempre più efficiente, più puntuale anche nelle capacità organizzative e gestionali interne alle aziende. Dobbiamo continuare a investire anche sulla formazione, sulla consulenza, anche questo sarà un aspetto molto importante. Io, girando per le imprese nei mesi scorsi, quando si poteva, una delle prime richieste che mi veniva fatto, oltre naturalmente alla riduzione degli oneri, alla sburocratizzazione, alla maggiore attenzione agli investimenti, alle risorse da mettere in campo, ecco, mi veniva spesso posto il tema di come investire sulla formazione, sulla consulenza in modo efficace per aiutare davvero le imprese a mettere in campo quelle strategie di cui anche oggi noi sentiremo parlare. E poi bisogna investire e lavorare per rafforzare, diciamo, accordi di filiera, per fare in modo che dentro le filiere
ci sia sempre più solidarietà, più integrazione, più capacità di vedersi come un sistema unico che si costruisce nel territorio, ma che poi va nel mondo, che nel mondo è capace di generare quel reddito che è un valore aggiunto per tutti i componenti, gli anelli delle filiere. Quello che io a volte ho visto, soprattutto in alcune filiere zootecniche, è proprio questa fragilità del sentirsi, del lavorare insieme come filiera. Ed è sicuramente uno dei punti sui quali dobbiamo lavorare con ancora più intensità nelle prossime settimane. Abbiamo iniziato a farlo negli scorsi mesi, penso a, per esempio alla filiera suinicola, alla costruzione di un accordo di filiera che abbiamo predisposto e ormai ci siamo, e insieme al collega Rolfi su questo dovremo sicuramente accelerare, perché si ha un futuro, si ha una prospettiva, si ha un valore aggiunto se è come filiera che si ragioni. E poi abbiamo anche un onere, una responsabilità come pubblica amministrazione, una tra le tante, ed è quella di fare in modo che i nostri assessorati, i nostri servizi lavorino insieme in modo integrato, in modo omogeneo. Ed è per questo che abbiamo costituito un gruppo di lavoro che dovrà, proprio sulle filiere zootecniche, produrre risposte omogenee, che si parli di questioni sanitarie, che si parli di questioni ambientali, che si parli di aspetti di urbanistica e di edilizia. Noi non possiamo ragionare come un ente che parla con più voci, che ha più approcci, che ha più atteggiamenti a seconda degli assessorati o degli STACP territoriali e delle province. Noi siamo la regione. La regione deve avere un approccio comune sui problemi. Deve relazionarsi con le filiere produttive in modo chiaro, in modo efficace, in modo unitario, sempre di più. E quindi questo gruppo di persone che rappresenteranno i vari assessorati coinvolti, dall'ambiente, la sanità, la pianificazione territoriale, naturalmente agricoltura, dovrà lavorare insieme costruire delle proposte operative che aiutano le imprese a essere più tranquille anche dal punto di vista della conoscenza dei processi amministrativi, a semplificare loro la vita ed avere soprattutto risposte omogenee. E lo studio di oggi quindi è molto importante, è un contributo verso la PAC, verso il Piano Strategico Nazionale, è un contributo, è un primo contributo, io penso, molto pragmatico, che valuta appunto queste buone pratiche non solo per le dimensioni, per le conseguenze, le ricadute di carattere sul benessere animale, sulla biosicurezza, sugli aspetti ambientali, ma anche dà una valutazione economica di che cosa significano, degli impatti che possono esserci sulle imprese e sulle aziende. Quindi trovo in questo studio quel sano mix di capacità di essere pragmatici e di guardare lontano, che spesso caratterizza la nostra regione, l'essere emiliano-romagnoli, no? Di tenere i piedi per terra ma avere anche visioni lungimiranti. È uno studio che appunto ha un obiettivo, quello di contribuire a dare un futuro alla nostra zootecnia, ad avere una zootecnia forte, strutturata, competitiva, che rafforzi il rapporto con l'opinione pubblica, con i cittadini, puntando sempre di più sulla qualità e sulla sostenibilità, sulla sicurezza alimentare. Questo sarà un grandissimo, importantissimo aspetto sul quale dovremo sempre di più mantenere alta l'attenzione, in particolar modo dopo questa vicenda della pandemia. È uno studio che appunto vuole dare una prospettiva a questo settore strategico, consapevole dei cambiamenti che ci stanno attraversando da ogni punto di vista. Grazie al CRPA, grazie per quello studio, per il lavoro che ha fatto questo periodo, per la collaborazione attiva con la Regione, per le competenze che ha messo in campo, grazie alle organizzazioni agricole, alle associazioni, ai consorzi di tutela, a tutti coloro che hanno partecipato attivamente a questo lavoro, alle regioni, alle nostre regioni vicine con le quali siamo legati per contiguità produttive, come la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, con le quali lavoriamo molto bene, e oltre a lavorare bene all'interno della regione Emilia-Romagna, tra gli assessorati vogliamo lavorare sempre più in modo omogeneo a livello di regioni del bacino padano,
È impensabile che nel mondo globalizzato, nel quale dovremmo competere con continenti, qui in Italia, tra ragioni diverse, ci si parli attraverso magari procedure o atteggiamenti, approcci diversificati. Anche qui abbiamo bisogno di lavorare sulla omogeneità, sul lavorare insieme, perché solo insieme possiamo dare un contributo ai nostri territori e alla nostra filiera zootecnica. Ringrazio il dottor Blasi per la presenza e perché contribuirà a questo nostro momento di confronto, e lasciatemi però ringraziare di cuore non solo per il lavoro che ha fatto in tutti questi anni e che sta continuando a fare, ma anche per il grande contributo professionale, di competenza intellettuale e culturale che mi ha dato in questo primo anno di mandato, e per il quale le sono molto grato, e della dottoressa Chiarini, che naturalmente è stata l'anima e la protagonista e l'ispiratrice di questo lavoro che oggi presentiamo, del convegno di oggi. Grazie Roberta. E grazie a tutti voi e buon lavoro. Non posso che ringraziarti, assessore, ma non ero pronta a questa, insomma, questi complimenti sono un po' in imbarazzo. No, 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 non Grazie. imbarazzarti, sono Diciamo doveroso. che, insomma, ho sempre cercato di lavorare con passione, credendo in quello che faccio e guardando un po' più avanti rispetto al naso, ecco, tutto lì. E con spirito di condivisione, ecco, questa è una cosa che credo servirebbe sempre incrementare in tutte le nostre attività come pubbliche istituzioni, ma anche come filiere. Va bene, quindi grazie all'assessore per la sua introduzione. A questo punto passerei la parola al dottor Magnavacchi, di CRPA, che introdurrà, la prima di quattro presentazioni consecutive che illustrano i diversi aspetti del lavoro che è stato realizzato. Questo lavoro, tre parole brevissime per introdurlo, viene individuato come costruzione di disciplinari di buone prassi zootecniche. Dettaglierà sicuramente di più nella sua presentazione, hanno l'obiettivo di predisporre una sorta di schema di comportamento, di gestione, che dovrebbe aiutare gli allevatori delle diverse tipologie di settori produttivi nel raggiungere dei livelli di gestione molto migliori rispetto agli attuali, sempre parlando di media. Poi sappiamo benissimo che abbiamo condizioni ottime in alcune realtà e condizioni purtroppo ancora molto migliorabili in altre situazioni. Noi ci siamo riferiti, come già emerso dalla presentazione dell'assessore, agli settori produttivi che interessano maggiormente il nostro territorio, quindi parleremo di bovini da latte, bovini da carne, suini e avicoli, sia da uova che da carne. Non ci siamo addentrati su filiere diverse, tipo ovi caprini o comunque animali ad allevamenti al pascolo, ad esempio, che ci auguriamo siano argomento che verrà sviluppato da altre regioni in altre situazioni, e quindi insomma ci siamo concentrati su quello che è un po' il nostro core business zootecnico. Non rubo altro tempo, prego Adelfo alla tua presentazione. Grazie, buongiorno, anch'io mi associo ai ringraziamenti all'assessore per i suoi ringraziamenti a CRPA e soprattutto per aver sentito che sulla zootecnia l'Emilia-Romagna conta ancora, nonostante le note problematiche che la zootecnia ha con parte della pubblica opinione. Io salto, dato che in 10 minuti, 12 minuti dovrò parlare di due cose, salto le parti iniziali. La dottoressa Chiarini ha già detto quali sono i settori di cui ci siamo occupati, che vedete sul video,
e passerei subito a parlare dei disciplinari, poi nella seconda parte un po' di altri argomenti oltre ai disciplinari. Allora, disciplinari, intanto un po' di nomenclatura. Si occupano di diversi aspetti che sono quelli che la Regione aveva messo nel capitolato per la gara, quindi aria, acqua, terra, energia e benessere animale. Il lavoro è ispirato a un modello della FAO che contempla anche tanti vari aspetti sociali, economici, ma in questo momento per l'Emilia Romagna questi erano quelli prioritari. Quindi l'aspetto, diciamo, sono le macro aree. L'aspetto di verifica sono un dettaglio maggiore di ogni macro area. Per esempio nel benessere animale l'aspetto di verifica, uno dei tanti, è la riduzione dello stress degli animali. Andando ancora più in dettaglio, ognuno degli aspetti di verifica viene trattato nel disciplinare su diversi parametri, per esempio in questo caso la formazione degli operatori, il tipo di stabulazione, superficie coperta o la libertà di accesso all'esterno, eccetera. E ognuno di questi parametri viene misurato con uno o più indicatori, per esempio nel caso del tipo di stabulazione, se è individuale per i vitelli, collettiva, fissa, libera, lettiera, eccetera. Quindi questa è l'articolazione verticale del dettaglio tecnico dei disciplinari. Dopodiché per ogni indicatore, per ogni parametro, o meglio indicatore, vengono definiti tre livelli. Un livello base che è, diciamo, il livello di adeguamento normativo, perché al di sotto del limite di legge è difficile andare. Diciamo che potrebbe essere visto in termini, per fare un esempio, con la PAC, uguale a una condizionalità rafforzata, diciamo, come livello dell'impresa agricola. Un livello buono, che è appena più alto, che insomma è un miglioramento rispetto al minimo di legge, ma non così proibitivo, in modo che molte aziende possano accedervi in modo relativamente facile, che diciamo nella futura PAC, per quel che si è letto, potrebbe corrispondere a un livello di difficoltà simile a un ecoschema, per intenderci, e infine un livello ottimo, cioè con ambizioni molto più alte, che potrebbe essere tipico di investimenti o particolari interventi, per esempio finanziati dal PSR, quindi per raggiungere determinati obiettivi di livello superiore. I disciplinari come sono fatti? Hanno ovviamente un indice, come tutti i disciplinari, campo di applicazione, definizioni, terminologie, per non far intendere quello che si scrive, normativa cogente e la parte veramente dove c'è la conoscenza e la parte più importante, parametri, indicatori, livelli soglia, che è proprio l'oggetto grosso del lavoro, e un altro aspetto sono i punti critici e interventi migliorativi che abbiamo voluto insieme alla Regione inserire, perché non sia solo un esame ma ci siano anche quali sono gli interventi migliorativi rispetto agli aspetti più critici che si sono rilevati. E infine gli strumenti operativi, le checklist, le schede operative e le procedure per la misurazione e per gli interventi. Tutto questo viene replicato, ogni disciplinare relativo ai gruppi di animali che avete visto, quindi bovini da latte, bovini da carne, eccetera, e per ogni voce di questo indice viene replicato per tutti gli aspetti che abbiamo visto, quindi i disciplinari contengono sia il benessere animale, sia l'impatto sull'aria, sull'acqua, sulla terra, il benessere, cioè la biosicurezza, e per ognuno gli aspetti di verifica. Quindi è un lavoro abbastanza consistente che ha portato i disciplinari, non è propriamente una cosa, diciamo, leggerissima, ma è molto completa, e le pagine, per darvi un'idea, vanno da 100 a 150 per ognuno di questi, a seconda della complessità. Come è stato fatto tutto questo lavoro? Ovviamente prendendo conoscenza tecnica e scientifica sia dal personale sia da molti progetti su questa tematica svolti nell'ultimo periodo, in particolare gruppi operativi per l'innovazione, ma anche dei progetti LIFE, Horizon 2020 e anche vecchi progetti della legge 28 regionale. Poi, vabbè, si è sfruttata un'esperienza ormai trentennale di calcolo dei costi di produzione e di preventivazione degli interventi che il CRPA fa da molti anni, e pure di integrazione e trattamento di banche dati.
Per darvi un'idea, a questo lavoro hanno collaborato più o meno una ventina di poco meno di 20 persone, probabilmente mi sono pure scordato qualcuno, quindi con competenze molto diverse, dall'economia al benessere, alla meccanica agraria, all'edilizia, alla... proprio perché è talmente ampio l'argomento che si andava ad affrontare che ci sono volute competenze diverse, anche se le persone che vedete oggi, Gastaldo, Paolo Rossi e Laura Valli, sono le persone che hanno dato ovviamente il contributo più alto. Ma non è solo questo, come già citava l'assessore all'inizio, la Regione ci ha posto anche un vincolo di consultarci con il mondo produttivo e il mondo della pubblica amministrazione su quello che stavamo scrivendo. Quindi c'è stato tutto un sistema di comitati, in parte tecnici, in parte trasversali, che hanno coinvolto le strutture, le organizzazioni che vedete, quindi le direzioni agricoltura, ambiente, salute, più l'Istituto Zooprofilattico, più l'ARPA in Emilia-Romagna, molte associazioni sia del mondo agricolo, sia della società civile, le centrali cooperative, l'ordine dei veterinari, insomma veramente un numero abbastanza ampio, oltre che aziende private, anche perché dicessero la loro dal punto di vista molto più pratico, oltre ad esperti universitari e del CREA. Sono stati tutti i comitati insieme, avevano 74 componenti, alcuni di questi impegnati in più comitati, quindi la somma che vedete sotto non fa 74, molti hanno collaborato a più gruppi e devo dire che anche le risposte, seppure non totalitarie, perché come sapete le consultazioni sono sempre faticose, soprattutto se c'è da leggere molto, però abbiamo avuto 160 risposte a queste consultazioni che comunque sono un numero non irrilevante se pensiamo anche alla difficoltà dell'argomento. La risposta è stata molto buona sugli aspetti tecnici, gli addetti ai lavori proprio che hanno discusso anche dei parametri e degli indicatori, è stata un po' meno partecipata nei gruppi trasversali, però c'è da dire che il Covid ha un po' rallentato il nostro lavoro, siamo arrivati un po' lunghi alla fine e non ha agevolato ovviamente gli incontri per la fase di consultazione finale, ma comunque anche su questa parte abbiamo avuto delle risposte significative e di cui si è tenuto conto ovviamente anche nello sviluppo dei disciplinari. Questo per quanto riguarda i disciplinari che verranno illustrati meglio dopo e nel merito che con più. Ma non ci sono solo i disciplinari, come già si accennava prima, una parte che almeno noi del CRPA riteniamo importantissima è mettere di fianco a ogni indicatore quanto costa passare da un livello a livello successivo, a livello successivo ancora, cioè quali sono i costi diretti degli interventi, ma quali sono anche i costi indiretti, per esempio maggiori operazioni o minori, o anche i vantaggi, per esempio minori operazioni o incrementi produttivi documentabili se si passa da una metodologia all'altra o da un livello all'altro. Quindi questa è una parte che è stata molto difficoltosa ma anche molto molto interessante, credo. Un altro lavoro che è stato fatto all'inizio, abbastanza rilevante, è quasi 300 pagine, è un'analisi del settore dal punto di vista economico, strutturale, territoriale, come è messa, come strutture, proprio come dato di partenza, che va vista anche come un esempio di integrazione di fonti e dati diversi, per cui abbiamo elaborato dati di veramente di provenienza molto molto diversa e messi tutti insieme per fare questo, diciamo, quadro complessivo, che se fosse aggiornato ogni qualche anno non sarebbe, insomma, sarebbe una cosa abbastanza rilevante. Poi ci sono altri documenti, cito in particolare l'attenzione alla riconciliare i contenuti disciplinari con altri schemi, in particolare con Classifarm o con il nascente sistema di qualità nazionale per il benessere animale, per quello che si conosce oggi, diciamo. Infine, l'analisi e gestione e integrazione dei flussi informativi, che è la cosa di cui vorrei parlarvi un attimo perché non la presenterà nessuno, quindi provo a raccontarvi qualcosa. Perché flussi informativi e informazioni? Perché al di là di come saranno utilizzati questi lavori che sono scomponibili, ricomponibili, quindi potranno servire alla programmazione, potranno servire alla programmazione del PSR, potranno servire ai privati, potranno servire dalle aziende per automisurarsi, ma indipendentemente dall'uso che se ne farà,
L'unica cosa certa è che per farlo bisogna raccogliere, rilevare informazioni e oserei dire che il 70% delle informazioni che dovranno essere raccolte sono già in possesso di qualche ramo della pubblica amministrazione, perché per motivi diversi l'allevatore le avrà conferite a qualcuno, in parte per sanità, in parte per l'ambiente, in parte per la PAC. E raramente però queste tornano indietro in modo chiaro, immediato o a richiesta all'agricoltore o addirittura ad altri rami della stessa pubblica amministrazione. Quindi il tema del trattamento dei dati e dell'origine dei dati e del riutilizzo per il futuro riteniamo che sia estremamente importante. C'è anche da dire che la pubblica amministrazione nel settore banche dati ha fatto dei passi da giganti negli ultimi anni. Non siamo più al livello di 15 anni fa. Oggi ci sono degli standard per i web service riconosciuti da tutti, utilizzati da tutti. Ci sono degli standard di identificazione delle entità, quindi dell'impresa agricola, dell'allevamento, del capannone, che vengono utilizzati quasi da tutti. Un esempio è l'accordo AGEA-CSN, quindi agricoltura, sanità, per lo scambio dei dati, o AGREA, adesso siamo in Regione Emilia, AGREA e BDN, sono per lo scambio dei dati per la PAC, proveniente dall'anagrafe degli animali. E, però, per darvi uno sguardo, senza leggere tutto, questo è solo un esempio molto parziale di quante sono le anagrafi o i sistemi informativi a cui un allevatore oggi fornisce delle informazioni. E ognuno di questi restituisce qualcosina all'allevatore, ma una visione integrata per fare un assessment come si potrebbe fare con questi questionari, quindi benessere, biosicurezza, ambiente, non si riesce a fare se non prendendo i dati singolarmente da varie fonti. Facendo questa analisi però abbiamo visto che, vi tralascio un pochino il perché, cosa c'è dietro. Diciamo che l'analisi è una valenza al momento per la Regione Emilia-Romagna, che era il committente di questo lavoro, anche se parte delle attività che abbiamo fatto sono estendibili a livello nazionale o di altre regioni. Questa parte non è per dare suggerimenti alla pubblica amministrazione, che è già molto attrezzata con i propri sistemi informativi e i propri informatici, ma è dal punto di vista dell'utente, di chi mette dentro i dati e di chi potrebbe averne bisogno per certificarsi, per fare un assessment o per darli a qualcun altro che fa questo mestiere per conto suo, insomma. Quindi è molto limitato, non pensiamo a un grande studio su. Però nel fare questo lavoro abbiamo visto che le banche dati istituzionali stanno raggiungendo un livello di completezza molto alto, alcune altre sono in via di implementazione ma arriveranno ad essere abbastanza complete. Le banche dati degli aiuti, per esempio la PAC, il riparto produttivi, i piani produttivi, hanno una copertura molto elevata, sfuggono alcuni piccoli settori, però insomma, diciamo che per la gran maggior parte delle aziende hanno buona copertura. Quelle per autorizzazione e autocontrollo dipende dalle banche dati, alcune sono molto complete, dopo ne vedremo una, altre lo sono meno, ma perché sono più recenti e stanno ancora crescendo. Quale abbiamo guardato? Allora, con le prime 6 banche dati, in pratica queste 3 sono regionali in Emilia-Romagna, l'anagrafe delle aziende agricole, la GREA, quindi l'ente pagatore, però c'è un equivalente anche nazionale ovviamente, e la comunicazione fluenti, mi scuseranno per il termine semplificato che ho usato, sono tipicamente a gestione regionale. Le altre 3 importanti sono la BDN ovviamente per le aziende di zootecnia, la ricetta veterinaria elettronica e Plassifarm, che però queste 2 può darsi, insomma, arriveranno a un'integrazione, quindi potrebbe essere che ai fini di questi disciplinari ne basta una delle 2 alla fine per raccogliere le informazioni che servono. Quindi con queste 6 banche dati si raccoglierebbero buona parte dei dati che servono per l'assessment che sta dietro a questi disciplinari. In buona parte queste banche dati hanno già dei web service, tranne una che è una delle più importanti per la parte ambientale, che è questa comunicazione fluenti, che è tipicamente regionale, perché ogni regione ha risposto al decreto 2016 del Ministero con un'organizzazione diversa. Questa è quella della Regione Emilia-Romagna.
e che sta per essere, peraltro c'è un programma parallelo, una banca dati parallela che si chiama BatTool in sviluppo con altre regioni del bacino padano, mettendole insieme si coprirebbe le emissioni nel suolo, quindi acqua, aria, terra, con quelle dell'aria di cui si occupa BatTool. Queste non hanno ancora web service e mi risulta siano in una fase di ripensamento, ma è una delle banche dati sostanziali per tutta la parte ambientale dell'allevamento. Ha un sacco di informazioni, fino alle attrezzature per lo spandimento addirittura. Quindi sarebbe estremamente importante che andasse avanti e potesse essere utilizzata. Quando Classy Farm sarà a regime, ci sarà anche la dose giornaliera del farmaco, quindi su Classy Farm però c'è un discorso. I nostri disciplinari, quelli che abbiamo predisposto, sono più dettagliati, vanno più nel, diciamo sulle misurazioni. Quindi da questo è possibile arrivare al giudizio Classy Farm, non è possibile fare alla rovescia il percorso. Quindi su questo ci sarebbe da ragionare per eventuali accordi con la sanità dal punto di vista dei sistemi informativi. Quindi, a parte le rilevazioni sullo stato degli animali, che quelle vanno fatte finché non avremo la transizione digitale e i sistemi automatici di rilevazione, insieme alle banche dati potrebbe alla fine portare a casa buona parte delle informazioni che sono richieste. Le conclusioni dell'analisi. L'analisi è abbastanza articolata, ho cercato di riassumerla veramente molto velocemente. È molto articolata perché ci sono molti dettagli all'interno, però diciamo che la banca dati nitrati o quello che sarà in futuro per la gestione effluenti insieme a quelle per la stima delle emissioni in atmosfera, Classy Farm o Classy Farm più la parte che riguarda la gestione dei trattamenti e la ricetta veterinaria elettronica, più ovviamente la madre di tante anagrafi, che è quella delle aziende agricole insieme ad Agrea, AGEA, per la PAC, già da sole potrebbero, se fossero riuniti in un sistema che estrae con dei web service i dati che servono, quindi senza fare nulla di nuovo, senza fare banche dati nuove di cui non si sente assolutamente il bisogno, potrebbero fare una restituzione sia verso la pubblica amministrazione sia verso l'impresa agricola, che potrebbe dare già una foto molto, molto consistente di tutti i dati, gli indicatori che troverete dopo, che vi spiegheranno i miei colleghi. Io chiuderei qua per stare nei 12 minuti che mi... Grazie Adelfo. Non commento, così passi subito la parola al successivo oratore. Sì, che è il dottor Alessandro Castaldo, che vi parlerà appunto di benessere animale e biosicurezza. Ok. Sì, ditemi solo se vedete la presentazione. Ancora no? Allora, aspettate. Arrivo, eccomi, perfetto. Dovremmo essere in arrivo. Vediamo il tuo schermo. Sì. Eccoci. Vedete la presentazione adesso? Sì, la vediamo. Ok, vado allora velocemente, se no perdo i minuti preziosi. Allora, il mio compito è quello appunto di approfondire alcuni aspetti legati al benessere animale e alla biosicurezza, alla sanità degli animali e al discorso degli antibiotici. In questa tabella vedete i parametri per singolo comparto, come diceva il mio direttore Magnavacchi, i comparti vedete sono 5, si va dai bovini da latte ai bovini da carne, sia la linea vacca vitello che l'ingrasso, i suini sia da riproduzione che da ingrasso, e poi il discorso degli avicoli, cioè gallino, vaiolo e polli da carne. Vedete, questi sono i parametri che abbiamo considerato, si va praticamente dai 17 parametri per uno dei due comparti avicoli fino ai 22 parametri per i bovini da latte, sempre distinti per i vari
aspetti di verifica. Quindi qui ho nominato come benessere animale, ma la riduzione dello stress, poi c'è più sicurezza e sanità e riduzione del farmaco. E io adesso vi farò un elenco di tutti i parametri che abbiamo considerato per i 5 comparti, però farò degli approfondimenti, in particolare per il benessere degli animali in allevamento relativamente ai bovini da latte e ai suini. Questi sono i parametri che abbiamo considerato per i bovini da latte. Vi dicevo, sono 22, vedete, sono divisi appunto in base agli aspetti. Sono parametri che riguardano principalmente aspetti gestionali o aspetti strutturali o legati, diciamo, comunque ai sistemi di stabulazione. In particolare, rispetto a questi ultimi aspetti di verifica, vedete, si parla di tipo di stabulazione, della superficie di stabulazione intesa come superficie di riposo, dei pavimenti, delle aree di stabulazione, della competizione per l'acqua di bevande, per l'alimento. Un altro aspetto fondamentale che abbiamo in tutti questi comparti, in tutti i comparti, è il discorso del controllo ambientale, quindi della ventilazione naturale, in questo caso anche del raffrescamento estivo. Negli altri comparti si parlerà di ventilazione naturale, di ventilazione artificiale. Qui parliamo anche della mungitura, quindi di robot di mungitura, di alcuni aspetti particolari come la zona parto, la zona infermeria o quarantena per quello che riguarda la biosicurezza. Poi vedete piani di controllo per le mastiti, patologie infettive e parassitosi, insomma igiene in stalla in zona di mungitura, il colostro e il discorso dei farmaci con il quantitativo di farmaco utilizzato e piani vaccinali volontari. Oltre a questi rilievi gestionali e strutturali abbiamo anche rilievi, vedete, sugli animali, in questo caso il locomotion score per rilevare le zoppie all'interno della nostra stalla, o in particolare per quello che riguarda l'igiene in stalla, quindi per valutare anche una superficie di riposo e materiali da lettiera utilizzati, anche la pulizia corporea dei nostri animali e le alterazioni del manto intese come lesioni, aree prive di pelo, gonfiori dei nostri animali. Vi faccio qualche esempio, vedete sui bovini da latte, vi dicevo, in particolare uno degli aspetti principali è la tipologia di stabulazione. Una cosa importante è che tutti questi disciplinari, soprattutto per il benessere animale, ragionano per singole categorie bovine. Vedete, quando parliamo di tipologia di stabulazione, parliamo in questo caso per vacche e mantle. Questo è un livello base, vedete, perché la legge ammette che l'animale sia stabulato sempre in posta fissa, e poi abbiamo i due livelli successivi, quindi il passaggio per passare al livello buono: abbiamo una stalla libera con stabulazione solo e sempre in ricovero, che può essere sia lettiera permanente o a cuccette, o in questo caso abbiamo messo anche sempre nel livello buono, in particolare per le stalle che non hanno la possibilità di riconvertirsi in una stalla libera, la possibilità di mantenere gli animali in posta fissa, ma questi animali devono essere liberati tutti i giorni, avere un accesso all'esterno per almeno 4 ore al giorno, per un minimo di 120 giorni all'anno. Ma nel livello ottimo praticamente la posta fissa, vedete, non è più ammessa, ed è ammessa soltanto alla stabulazione libera in ricovero con accesso all'aperto, oppure situazioni, insomma, già senza il ricovero ma all'aperto. Sempre per i bovini da latte, vedete, cambia il discorso per quello che riguarda i vitelli. In questo caso abbiamo diviso ulteriormente i vitelli fino a 8 settimane e i vitelli oltre le 8 settimane fino ai 6 mesi. Questi sono i vitelli più grandi. La legge ci dice in pratica, vedete, il livello base, che i nostri animali possono essere stabulati in box collettivi in ricovero. I livelli buono e ottimo sono praticamente la possibilità di accedere all'esterno dei nostri animali. Nel primo caso in un paddock, diciamo un po' più contenuto di dimensioni, il paddock pavimentato; nel livello ottimo invece un paddock inerbito o animali addirittura al pascolo. Ecco, tenete in considerazione che quando noi parliamo di paddock, per farvi capire a che livello di profondità siamo arrivati con i nostri disciplinari, il paddock, vedete, deve avere determinate dimensioni che variano in base alla categoria bovina dell'animale che viene ospitato e anche, vedete, al tipo di paddock. Quindi un paddock di calcestruzzo per una vacca è intorno ai 4 metri quadrati, mentre un paddock inerbito in terra, vedete, deve essere almeno 18 metri quadrati per una vacca. Quindi le superfici cambiano notevolmente.
Qui vedete sempre il tipo di stabilizzazione, invece per vitelli sotto le 8 settimane. Il livello base è sempre quello che ci dice la norma, che i vitelli possono essere stabulati in box singoli di dimensioni adeguate, però il livello buono è ottimo. Ammettiamo, nel livello buono vedete un box singolo con un recinto esterno, mentre invece nel livello ottimo noi riteniamo di non dover più ammettere un box singolo, ma i vitelli devono essere stabulati o almeno con altri vitelli, diciamo almeno con un altro vitello, oppure essere stabulati con la baglia o con la mano. Quindi soluzioni, diciamo, di maggior benessere. Un altro aspetto per quello che riguarda i bovini da latte, molto importante, è la superficie di stabulazione. Noi abbiamo utilizzato in questo caso la superficie di riposo a lettiera. Lo stesso fa Classifarm, vedete nelle tre colonne in azzurro i tre livelli base, buono e ottimo, e anche in questo caso vedete come siamo entrati nel dettaglio, perché anche in questo caso abbiamo suddiviso tutte le varie categorie di bovini, e non diciamo alla categoria bovina, ma anche alla tipologia di stabulazione. Vedete le ultime tre righe relative riguardano, vedete, le vacche da latte. Abbiamo vacche da latte suddivise fra le tipologie di stabulazione, anche a lettiera, cuccetta e fessurato, e hanno tutte superfici di riposo diverse. Nel caso, per esempio, delle vacche da latte a cuccette, consideriamo non solo, per esempio, la superficie di riposo che varia dal base buono ottimo, ma anche il fatto che abbiano un buon rapporto posti in cuccette e capi. Quindi in questo caso consideriamo tutte e due le cose. Quindi nella situazione buona e ottima, nel caso delle cuccette, bisogna avere almeno un posto a dormire per ogni vacca. Questo per quello che riguardava i bovini da latte. Veniamo adesso all'altro comparto principale, che è quello dei suini. Questi sono gli aspetti che abbiamo considerato, sono, se non ricordo male, 20. Alcuni chiaramente sono impostati in maniera analoga a quelli dei bovini, però abbiamo delle differenze. Qui non parliamo, per esempio, di superficie di riposo, ma se parliamo di superficie di stabulazione. Quando parliamo di controllo ambientale, parliamo di gas nocivi, perché mentre nei bovini da latte si tratta di tipologie di allevamento, diciamo, molto più aperte, qui si tratta di ricovero, invece, molto molto più, passatemi questo termine, più chiusi. Quindi quando parliamo di controllo ambientale parliamo di gas nocivi e, oltre che di ventilazione naturale, anche di ventilazione artificiale, perché soprattutto nella fase di riproduzione è molto importante. Parliamo di arricchimento ambientale e parliamo anche di discorsi, diciamo, un po' più approfonditi per quello che riguarda la biosicurezza, quindi con procedure particolari di ingresso dei visitatori e di ingresso anche dei mezzi per carico scarico degli animali e dei mangimi. E poi abbiamo sempre il solito discorso, sempre dei piani di controllo, delle patologie infettive e il discorso della riduzione del farmaco, dell'uso razionale degli antibiotici. Anche qui vi faccio un paio di esempi, cioè prima di farvi gli esempi, scusate, anche qui ci sono sempre rilievi gestionali sulle strutture di allevamento, ma anche rilievi sugli animali. Vedete nel caso delle zoppie, sempre. E l'altro aspetto fondamentale, sempre di rilievo sugli animali, è il discorso delle lesioni alla coda. Vedete qui il sistema di punteggio che viene utilizzato. Per i suini, vi dicevo, vi faccio due esempi, sempre il tipo di stabulazione. In questo caso vi faccio l'esempio delle scrofe in maternità, perché insomma il discorso della gabbia, insomma, è uno degli aspetti fondamentali che, come vedete, abbiamo considerato. Il livello base ci permette di mantenere la scrofa allevata sempre in gabbia. In questo caso il livello buono è una gabbia apribile, lo vedete nella foto sotto, insomma una gabbia che in pratica è sempre aperta, può essere tenuta chiusa con la scrofa al suo interno soltanto praticamente nel periodo del periparto o per particolari trattamenti, anche, diciamo, per il discorso di maggiore sicurezza anche dell'operatore. Però nel livello ottimo praticamente noi abbiamo escluso la gabbia, quindi la scrofa è sempre libera. Spesso si tratta di soluzioni con maggiori dimensioni suddivise in diverse zone funzionali. L'altra possibilità di raggiungere il livello ottimo è invece di avere una scrofa all'aperto allevata in capannine. Per l'ingrasso chiaramente la situazione cambia, vedete, sempre per il tipo di stabulazione, il livello base è un allevamento in ricovero in box fessurato. Il livello buono, vedete, quello che cambia è il tipo di pavimento. Non è più ammesso un pavimento totalmente fessurato, ma abbiamo una zona di riposo piena.
e nel livello ottimo abbiamo invece, vedete, si ragiona sempre sul tipo di pavimento, quindi oltre ad avere il pavimento pieno abbiamo su tutta l'area abbiamo anche la lettiera permanente. L'altra alternativa è avere il livello buono però con accesso a un paddock esterno, oppure animali che sono stabulati sempre all'aperto. Un altro aspetto fondamentale per quello che riguarda i suini, che abbiamo considerato e approfondito moltissimo, è il discorso degli arricchimenti ambientali e delle lesioni alla coda. Il livello base è quello che ci dice la nota ministeriale, cioè di ammissione del tronchetto di legno più catena, che adesso sto parlando di post svezzamento ed ingrasso. Il livello buono invece noi indichiamo quello che viene detto dalla raccomandazione europea appunto sul taglio della coda, quindi due subottimali sostituiti in base al consumo, ma non ci fermiamo a questo. Aggiungiamo anche che l'allevatore in autocontrollo deve fare dei rilievi appunto sulle lesioni alla coda almeno 4 volte all'anno. Nel livello ottimo abbiamo sempre due subottimali sostituiti in base al consumo, ma nel livello ottimo obblighiamo l'allevatore a utilizzare della paglia, quindi in un quantitativo minimo. Vedete, almeno nel caso dell'ingrasso, almeno 150 grammi al giorno di paglia. Oltre a questo, nell'ottimale abbiamo sempre un rilievo sulle lesioni alla coda eseguito ogni 90 giorni. Oltre a questo abbiamo, nel caso di superamento di soglie minime, cioè del 2% nel caso di coda tagliata e del 7% nel caso di coda integra, di adozione di un piano di miglioramento appunto per risolvere questa problematica. Infine, e dopo concludo, per i bovini, vedete, da carne, questi sono i parametri considerati, le aree, diciamo, cioè i parametri sono molto simili a quelli indicati per bovino da latte, chiaramente poi cambiano gli indicatori o le soglie, insomma, chiaramente. E quando parliamo di bovini da carne parliamo sia di linea vacca vitello, sia di bovini da ingrasso e quindi anche di ciclo chiuso. Qui vedete il parametro 5 riportato per la biosicurezza, che vedete qui, è le informazioni sull'allevamento di origine. Questa è una cosa che abbiamo aggiunto in particolare per gli allevamenti da ingrasso che ricevono animali dall'estero, perché questa è una di quelle problematiche che numerosi stakeholder ci hanno indicato come sono molto importante, perché insomma, in pratica arrivano animali dall'estero e non si ha nessuna informazione sull'allevamento d'origine, su dove vengono tenuti nei posti, nei centri raccolti, come viaggiano, insomma tutta questa serie di informazioni. Per il resto, anche per la riduzione del farmaco, così praticamente è analogo a quello previsto per i bovini da latte. Infine, per quello che riguarda gli avicoli, questi sono i parametri indicati per i polli da carne. Alcune cose chiaramente sono simili a quello che abbiamo visto prima. Vedete, ci sono i gas nocivi, sempre ventilazione naturale, ventilazione artificiale. Qui ci sono alcuni aspetti importanti per i polli da carne, discorso del rilievo della mortalità, delle lesioni podali post mortem, insomma tutta una serie di aspetti fondamentali. Insomma, altri aspetti poi sono, diciamo, simili a quelli, nel caso per esempio della biosicurezza, simili al discorso utilizzato per i suini, e lo stesso vale per le galline ovaiole. E anche qui le differenze principali riguardano, per esempio, che qui si parla di densità e di zona utilizzabile, di rapporto nidi galline, di mortalità, poi per il resto, insomma, gli altri aspetti, diciamo, sono comunque abbastanza simili. Io direi che, non so se ho sforato i 10-12 minuti, però insomma direi che mi fermo qua, e poi se alla fine delle altre relazioni ci sono altre domande, qui vedete anche la mia mail, quindi per domande, diciamo, più complesse, più strutturate, insomma, potete anche scrivermi, che poi magari possiamo rispondervi anche in maniera un po' più lunga, insomma. Vi ringrazio. Mi inserisco solo un attimo e ringrazio il dottor Gastaldo per una precisazione che non ho fatto all'inizio. Avete visto dal programma che c'è uno spazio per domande o commenti. Ovviamente in queste modalità non è uno spazio troppo ampio,
se ci sono domande o richieste di chiarimenti anche successive che non riescono a entrare nella giornata di oggi, potete comunque mandare una mail alla mail che vi ha mandato l'invito per l'iniziativa di oggi, convegnagri@regione.emilia-medio-romagna.it, e insomma verranno evase e vi saranno date le risposte opportune. Prego il prossimo relatore, anzi la prossima relatrice, la dottoressa Laura Valli. Sì, buongiorno a tutti. Intanto cerco di condividere lo schermo. Datemi segno. Si vede, si vede. Se sono riuscita, benissimo. E allora, la mia relazione appunto riguarda quello che sono gli aspetti di sostenibilità ambientale di questo lavoro. E intanto volevo ricordare, come ha già fatto il nostro direttore Magnavacchi, che è stato un lavoro chiaramente presento io, ma è molto interdisciplinare, e quindi hanno a questo collaborato proprio una pluralità di colleghi che voglio tutti ringraziare. A differenza della presentazione che è stata fatta sul benessere, nel mio caso gli aspetti di sostenibilità ambientale sono più trasversali a tutti i settori. Quindi, anche se in realtà nei disciplinari entrano, diciamo, in ciascun disciplinare, quindi saranno suddivisi per le diverse categorie zootecniche, in questo caso ve li presento, diciamo, partendo da quello che sono i diversi aspetti di verifica, che erano, come è stato già ricordato, 4, che sono aria, acqua, terra e materiali d'energia. E ognuno di questi si ripartisce in aree di valutazione più settoriali, che sono per l'aria i gas serra e la qualità dell'aria, per quanto riguarda gli impatti sull'acqua, invece i consumi e la tutela della qualità dell'acqua, per quanto riguarda la terra, la preservazione della qualità del suolo, e materiali d'energia, riduzione dei consumi e trattamento e valorizzazione dei reflui aziendali, dei sottoprodotti aziendali. Per ognuno di queste aree di valutazione, appunto, sono stati selezionati i diversi parametri di valutazione con i relativi indicatori, e vedete quindi nella colonna sostanzialmente quanti sono stati i parametri per ognuna di queste aree di valutazione. Per quanto riguarda allora la prima tematica, che è quella delle emissioni dei gas serra, qui vedete quello che sono stati i parametri considerati, e sostanzialmente li possiamo raggruppare in due grosse classi, che sono una serie di diciamo possibili interventi che possono essere fatti a livello d'azienda, che coinvolgono soprattutto una valutazione di maggiore efficienza aziendale, in sostanza, cioè una riduzione di input o quindi un maggior grado di autoapprovvigionamento degli alimenti, ma anche modalità di gestione che possono migliorare appunto l'efficienza dell'azienda, con un'attenzione alla salute degli animali, alla mortalità e anche a aspetti legati all'alimentazione degli animali, quindi riduzione per esempio dell'azoto escreto, tenendo monitorato quello che è un bilancio alimentare dell'azoto. Poi ci sono altri interventi che invece si riferiscono maggiormente a degli aspetti legati al suolo, alle colture, nel senso che mentre i primi parametri che ho elencato sono quelli che ci possono consentire una riduzione delle emissioni di gas serra, il secondo, diciamo, blocco di parametri, se vogliamo, sono quelli che sono più funzionali a un discorso di sequestro di carbonio nel suolo, quindi a sfruttare quello che è una caratteristica dell'agricoltura abbastanza unica, che è quello appunto di una potenzialità di sequestro vero e proprio del carbonio grazie al mantenimento o all'aumento della sostanza organica del suolo. E, per esempio, appunto, su questo faccio alcuni esempi, ecco, in relazione a questo aspetto della possibilità di sequestro del carbonio nel suolo, una delle diciamo delle aree dei parametri che abbiamo considerato è quello della copertura continua del suolo, perché
Chiaramente la copertura continua del suolo può consentire un incremento o mantenimento comunque della sostanza organica del suolo grazie al fatto che diciamo non abbiamo un'esposizione di terreno nudo ai processi di ossidazione che tendono a ridurre appunto il contenuto di sostanza organica, e abbiamo la possibilità di aumentare l'apporto di sostanza organica attraverso i residui culturali che possono rimanere dalle cover crop, per esempio, che possono intercalare le colture principali o anche da secondi raccolti, e comunque dal, diciamo, dall'apparato radicale di queste colture aggiuntive che noi possiamo avere sul terreno, e hanno effetti positivi, diciamo, la copertura continua anche perché riducono, diciamo, non riguarda tanto il discorso di gas serra, ma riducono il potenziale rilascio di nitrati nelle acque profonde, nel senso che essendoci presente sempre coltura non abbiamo il rischio appunto di processi di disciviazione dei nitrati, e anche riducono i fenomeni di erosione. Quindi diciamo c'è una molteplicità di aspetti positivi che possono garantire, e chiaramente appunto possiamo avere questa copertura continua sia con l'utilizzo di colture di copertura, oppure nel caso in cui siano presenti appunto colture permanenti, come è il caso in aree della produzione del parmigiano reggiano, dove ancora abbiamo la presenza di prati stabili che quindi naturalmente garantiscono questa copertura continua del suolo. Il parametro come indicatore di misura, quello che abbiamo considerato è proprio la percentuale di superficie agricola aziendale che ha questa condizione di copertura continua, quindi meno del 30% lo consideriamo come una situazione base, dal 30 al 70 già buono, e più del 70% è quello che viene considerato ottimo. E passando invece alla seconda aspetto di verifica relativa all'aria, che è quello della qualità dell'aria, che significa soprattutto riduzione delle emissioni ammoniacali dall'allevamento. E in questo caso, diciamo, gli interventi che sono stati comunque ipotizzati, i parametri che sono stati presi in considerazione, fanno riferimento sia a aspetti legati all'alimentazione degli animali, perché naturalmente riducendo l'azoto escreto, questo a catena porterà a una riduzione anche delle emissioni ammoniacali, e poi tutta una serie di interventi che riguardano invece le modalità di stabulazione. E in questo caso chiaramente le modalità di stabulazione sono qualcosa che si differenzia a seconda delle categorie zootecniche, quindi in questo caso sono state prese in considerazione appunto tipologie di parametri che sono diciamo individuati in modo diverso a seconda se parliamo di bovini, di suini o di galline ovaiole o di polli da carne. Un'altra serie di interventi riguardano quello che sono le coperture degli stoccaggi degli effluenti, o comunque gli stoccaggi degli effluenti, e altri interventi riguardano invece la fase di distribuzione agronomica degli effluenti. E infine anche un ultimo aspetto che è stato considerato è quello di il fatto che ci sia un monitoraggio aziendale, un auto monitoraggio di quello che sono le proprie emissioni, che può essere fatto appunto con strumenti di calcolo che cominciano a essere resi disponibili per le aziende, e che per esempio per le aziende che sono soggette all'autorizzazione integrata ambientale già in qualche modo devono essere fatti. E come esempi, nel caso della stabulazione dei bovini, per esempio, abbiamo preso in considerazione la frequenza di passaggio del raschiatore nelle corsie a pavimento pieno, e considerando che sia una situazione base, un passaggio giornaliero del raschiatore, che sia già una situazione buona, quello di avere almeno 2 o 3 passaggi al giorno, e ottima, superiore ai 3 passaggi al giorno. Considerate che proprio in un recente i risultati di un recente gruppo operativo che abbiamo concluso nell'ambito del PSR della regione ci ha portato a valutare, a monitorare proprio delle emissioni ammoniacali a seconda di questa frequenza di passaggio, che possono ridursi anche del 40% sia di ammoniaca che di metano se la frequenza di passaggio del raschiatore passa da 2 volte al giorno a oltre
le 5 volte al giorno. E a questo proposito, sempre in questo stesso progetto, è stata fatta anche un'indagine di quello che è la situazione attuale, diciamo, in un campione di circa 120 aziende, e è risultato che sostanzialmente già attualmente la situazione è abbastanza buona, nel senso che, lo vedete nel grafico a torta, già attualmente abbiamo un passaggio del raschiatore che è superiore alle 3 volte al giorno, perché la zona gialla sono dalle 3 alle 4 volte al giorno e la zona rossa sono più di 5 volte al giorno. E quindi vedete una situazione, insomma, già abbastanza ottimizzata, quanto pare, nelle nostre stalle. Un altro esempio che abbiamo considerato è quello della stabulazione, in riferimento alla stabulazione dei suini, che è un intervento naturalmente che è più strutturale in questo caso, è quello della riduzione della superficie emissiva interessata dagli effluenti. Questo significa che la situazione base è quella in cui abbiamo una superficie, diciamo, totalmente emissiva, cioè il pavimento totalmente fessurato o il pavimento pieno, e invece una situazione migliorata è già quella di avere una riduzione di questa superficie emissiva attraverso un pavimento parzialmente fessurato. Un ulteriore miglioramento potrebbe essere quello, che ancora da noi è veramente poco diffuso, di avere la superficie della fossa con pareti inclinate, il che consente naturalmente via via si aumenta la superficie emissiva via via che si accumulano gli effluenti, ma se c'è una rimozione frequente degli effluenti, naturalmente questa superficie emissiva può rimanere anche molto bassa. E in questo caso l'indicatore è quello della percentuale di peso vivo che è stabulato su una o sull'altra di queste modalità che abbiamo individuato. E passando alla parte invece stoccaggio effluenti, quello che è stato considerato è la copertura dello stoccaggio, perché è naturalmente la soluzione che ci consente di ridurre appunto le emissioni da questa fase, e possiamo avere sia, diciamo, nel caso delle stalle bovine naturalmente, il caso di formazione di una crosta naturale superficiale che si ha appunto quando nelle stalle bovine c'è una presenza di paglia abbastanza abbondante, e che già però è in grado di ridurre comunque le emissioni, di costituire un coperchio naturale, diciamo, alla superficie emissiva. E abbiamo considerato invece un livello buono il fatto di utilizzare una copertura flottante, oppure una vasca che abbia un basso rapporto superficie-volume, quindi vasche che abbiano un'altezza di almeno 5 metri, come anche indicato nel regolamento regionale sugli effluenti, e infine come livello ottimo quella di una copertura, diciamo, più fissa, più contenitiva, che quindi sia impermeabile anche alla pioggia e che sia una copertura a tetto, a tenda, come cominciano appunto a vedersi in alcuni casi anche nella nostra realtà. E per quanto riguarda l'aspetto di verifica relativa all'acqua, come dicevo, consideriamo sia i consumi che la tutela della qualità dell'acqua, quindi aspetti legati a, diciamo, interventi che possono essere fatti a scala dell'azienda, e invece altri interventi che riguardano di più l'irrigazione, quindi gli aspetti legati ai terreni e alle colture. E invece per quanto riguarda la tutela della qualità dell'acqua, sono stati presi in considerazione dei parametri che riguardano sempre l'alimentazione, e parametri che riguardano diciamo modalità di gestione degli effluenti, sempre diciamo a livello di stalla, quindi, e invece altri tipi di intervento che sono quelli legati alle colture, quindi i mezzi di distribuzione utilizzati, distribuzione degli effluenti utilizzati sulle colture, che siano in grado di consentire alle colture di avvantaggiarsi al massimo appunto delle caratteristiche fertilizzanti degli effluenti che vengono distribuiti. Quindi tempistica di distribuzione, mezzi adeguati, e anche in questo caso abbiamo considerato positivo il fatto che vengano praticate colture permanenti, che appunto, come dicevo prima, evitano il rischio di percolazione dei nitrati.
così come anche la presenza di fasce tampone. Come esempio consideriamo il caso della dotazione di mezzi di distribuzione adeguati per appunto evitare questo rischio di perdita di nitrati. E il livello base chiaramente è quello nel classico mezzo di distribuzione, non il famigerato gettone, ma insomma quantomeno un carrobotte che abbia sistemi di distribuzione a bassa pressione, carrobotte con piatto deviatore. Ma certamente il livello migliore, il livello buono, è quello di avere dei mezzi di distribuzione che consentono l'applicazione dei liquami in bande, oppure con una iniezione anche magari superficiale. Come nell'esempio della figura che voi vedete, si tratta per esempio in questo caso di una distribuzione in bande con un sistema ombelicale che evita il fatto che sia necessario entrare in campo con dei mezzi pesanti e quindi evita il compattamento del suolo, quindi questa è ancora più positiva quando è possibile attuarlo. E livello ottimo abbiamo considerato il fatto di utilizzare delle attrezzature che consentano appunto la distribuzione degli effluenti sulle colture in atto, quindi con mezzi che possano distribuire fra le file delle colture oppure attraverso la fertirrigazione, che può essere fatta con manichette superficiali o ancora di più manichette interrate, quindi in subirrigazione. Per quanto riguarda l'aspetto della qualità del suolo, gli interventi che abbiamo preso in considerazione fanno riferimento a aspetti legati alla conoscenza delle caratteristiche delle proprie condizioni, diciamo, sia della sostanza organica dei propri appezzamenti che dei nutrienti, e altri parametri che riguardano invece aspetti legati alle lavorazioni e quindi utilizzo di effluenti, presenza di colture permanenti sempre e di colture di secondo raccolto, rotazioni culturali. La tutela della qualità del suolo significa per noi la appunto preservazione o incremento della sostanza organica che appunto può essere fatta con appunto una serie di interventi che sono quelli che ho elencato, fra i quali possiamo considerare per esempio le tecniche di agricoltura conservativa, e fra queste la modalità di lavorazione del terreno, quindi abbiamo considerato la possibilità di che vengano attuate delle lavorazioni minime oppure a bande, il cosiddetto strip tillage, oppure la semina diretta, semina su sodo. E queste tecniche di agricoltura conservativa vengono valutate in base alla percentuale di SAO in cui vengono applicate, quindi livello base, se meno del 30% della SAO applica queste tecniche di coltivazione, e invece è buono se abbiamo il 30-70% della SAO interessato da queste tecniche, ottimo se siamo a più del 70% della SAO. Quindi qua vedete appunto le macchine che consentono sia per esempio lo strip tillage che la semina su sodo. Per quanto riguarda l'aspetto relativo ai materiali ed energia, abbiamo anche qua due diciamo aree di valutazione, che sono quella della riduzione dei consumi e quella di trattamento dei reflui e sottoprodotti. Quindi riduzione dei consumi prevede soprattutto non solo riduzione dei consumi, ma anche quello di la possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili e anche quello di ridurre per esempio i rifiuti, quindi utilizzare materiali plastici riciclabili. Invece il trattamento degli effluenti prevede anche in questo caso come parametri una riduzione della quantità di effluenti prodotti, che vuol dire sostanzialmente comunque una riduzione dei consumi idrici aziendali e anche dell'acqua utilizzata nelle varie operazioni di pulizia. E altre possibilità sono quelle del trattamento di effluenti, in particolare la separazione solido-liquido, che è una delle tecniche diciamo più applicate, che consente una razionalizzazione nell'uso
degli effluenti, diciamo, destinando magari le frazioni solide a trasporti più lontani e l'utilizzo delle frazioni liquide che potevano essere con dei sistemi di distribuzione come quelli che abbiamo visto anche prima, di tipo la fertirrigazione. Infine quello della valorizzazione energetica attraverso l'impianto di biogas. Quindi come esempio possiamo considerare quello dell'utilizzo dell'energia solare fotovoltaica per produrre appunto energia elettrica rinnovabile, con situazione base, nessun impianto, buono con una presenza di impianto fotovoltaico sul tetto di almeno un fabbricato aziendale, ottimo con presenza di un impianto fotovoltaico su almeno due fabbricati aziendali, di quali uno sia la stalla principale, diciamo in questo caso parliamo di suini, ma parallelamente potrà essere anche per le altre categorie zootecniche. E nelle foto che voi vedete si tratta di due allevamenti suinicoli in cui, come vedete, c'è già una notevole installazione di pannelli fotovoltaici, perché proprio spesso è stata sfruttata anche la possibilità di sostituire i tetti in cemento amianto per installare al contempo appunto i pannelli fotovoltaici. In una di queste due aziende è anche presente un impianto di gestione anaerobica, quindi diciamo dal punto di vista della produzione di energie da fonti rinnovabili siamo probabilmente al massimo. E quindi niente, io chiudo qua la mia breve presentazione ricordando appunto che per quanto riguarda gli aspetti della sostenibilità ambientale dobbiamo appunto prendere in considerazione una molteplicità di aree di valutazione e considerare che è fondamentale sia ridurre gli input, ridurre i consumi, mantenendo naturalmente elevati livelli produttivi e riducendo per quanto possibile appunto tutte le emissioni che noi abbiamo sia verso l'aria, l'acqua e anche verso il suolo. Bene, ringrazio a tutti e se ci sono appunto domande rimaniamo a disposizione alla fine delle altre presentazioni. Grazie mille Laura e adesso passiamo subito senza indugio la parola all'ultimo dei relatori del CRPA, il dottor Paolo Rossi, che ci parlerà degli aspetti. Innanzitutto, sì, mi sentite? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Bene, allora provo a aprire la condivisione. Buongiorno a tutti innanzitutto. Allora, mi dite se vedete? Sì, vediamo. Ok, perfetto. Quindi puoi mettere a me il compito modalità, ho messo in modalità pagina intera, direi, almeno io la vedo così, non so come voi la vedete. Non ancora. Non ancora, forse sta arrivando. Però procedi intanto. Ok. Allora, a me il compito di chiudere la parte tecnica di questo webinar sui disciplinari. Ovviamente parleremo di costi, che è un argomento abbastanza complesso e anche abbastanza spinoso. Avete capito da quanto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto che il lavoro ovviamente è stato particolarmente importante e impegnativo, e quindi vediamo un attimino qual è stato l'approccio alla stima dei costi. Ovviamente anche da parte mia va inevitabilmente il ringraziamento a tutti i colleghi che hanno partecipato a questo lavoro, ma in particolare nel mio caso ai miei colleghi economisti Alberto Menghi e Claudio Montanari, che poi hanno elaborato tutti i costi che abbiamo tirato fuori da questa analisi e hanno fatto, come vedremo alla fine, il calcolo del costo di produzione, di come può cambiare effettivamente il costo di produzione andando a fare determinati interventi. Qui in sintesi l'approccio che abbiamo dato alla stima dei costi. Chiaramente le modalità di approccio potevano essere diverse. Noi abbiamo scelto un approccio abbastanza pragmatico e la prima cosa che abbiamo definito è un allevamento tipo, perché dovendo calcolare dei costi bisogna avere dei numeri che siano abbastanza fermi e precisi. Quindi per ogni settore zootecnico. Scusami Paolo se ti interrompo. Io continuo a vedere la prima schermata con la prima slide. Non so se tu stai andando avanti. Se io sto andando avanti e vedo che sta andando avanti, però evidentemente c'è un problema che adesso vedo di riuscire a. È meglio chiudere e provare a riaprire un attimo, secondo me, anche la condivisione dello schermo.
Okay. Adesso sto vedendo approccio alla stima dei costi, quindi siamo alla seconda slide. Cioè, quindi non avete visto la slide che andava avanti nello schermo intero sostanzialmente? No. Riproviamo. Vedete che è avanzata la diapositiva o no? No, è approccio alla stima dei costi, siamo alla seconda slide. Sì, ok, questa la vedete quindi. Ok, beh, ditemi se ci sono problemi, perché io vedo bene sul mio schermo. Noi non lo quindi vediamo a schermo intero, vabbè, andiamo avanti così. Lo vediamo un po' più piccolo, ma insomma, okay. Vediamo. Possiamo provare a rifare il collegamento a questo punto, perché io lo vedo bene, quindi non capisco. Allora, infatti mi dice interrompi condivisione, adesso io la interrompo. Apri il pannello. Vediamo qua. Ok. Adesso come vedete? Come prima. Andiamo avanti così. Procedi pure. Vabbè, io posso farci poco. Allora, approccio alla stima dei costi, dicevo, allevamento tipo, e quindi vi farò vedere poi come sono stati impostati gli allevamenti tipo per le 5 categorie. Ovviamente per alcuni di questi allevamenti abbiamo dovuto fare poi un dimensionamento analitico, perché soprattutto per il settore bovino e il settore suinicolo noi abbiamo a che fare con tante diverse categorie zootecniche di queste specie, e quindi il dimensionamento è stato fatto poi con dei sistemi di calcolo che CRPA adotta già da tanti anni. Dopodiché abbiamo voluto convertire tutti i capi degli allevamenti tipo in uva per avere sostanzialmente un riferimento univoco, e infine è stata fatta poi l'analisi dei costi unitari delle principali voci di costo che vengono coinvolte nelle diverse tipologie di interventi, e chiaramente i costi variano a seconda proprio del tipo di parametro preso in considerazione. Abbiamo valutato quindi costi di costruzione piuttosto che di ristrutturazione, introduzione di tecnologie innovative, modifiche gestionali, spese veterinarie, eccetera, eccetera. Una quantità di ovviamente di calcoli notevole, che ha chiaramente portato poi a tutta una serie di valutazioni di costi unitari. Qui vedete, spero almeno che vediate, la slide successiva, gli allevamenti tipo. Sostanzialmente ci sono 5 comparti e quindi 5 allevamenti tipo. Gli allevamenti tipo sono stati messi insieme anche con riferimento a quelle che sono le statistiche a livello regionale, quindi abbiamo cercato di individuare degli allevamenti tipo che fossero abbastanza rappresentativi della realtà di questi comparti. E quindi, per esempio, per fermarsi solo al primo, allevamento bovino da latte, un allevamento da circa 220 capi con circa 115 vacche in produzione, di cui mediamente 100 in latte. Qui fra l'altro vedete indicate anche una serie di altri dati che sono relativi per esempio alla produzione di effluenti, perché poi soprattutto nelle parti dei calcoli ambientali diventava importante avere anche la produzione di liquami e di letami. Come dicevo prima, il riferimento... Scusami, sì? Noi siamo ancora alla seconda slide. Scusa Roberta, vuoi che provi io a condividere la presentazione di Paolo in PDF, se no così? Come volete, sì, oppure anch'io. Vabbè, sì, no, anche voi, fate voi. Allora. Io ce l'ho in PDF, come volete. Adesso è avanzata. Beh, scusate, se no facciamo così, manteniamo questa visione, se qui la vedete, se no diventiamo matti. Guardiamo questa immagine un po' più in piccolo, se la vedete. Ma il problema è che non scorre, forse è meglio che le carichi io. Facciamo così, provo a condividere io lo schermo, a caricarle, poi eventualmente mi dici di andare avanti. Perché non scorrono? Okay. Proviamo. Va bene, d'accordo. Ti chiedo quindi di chiudere la condivisione. Mia... Sì.
che facciamo forse prima. Dovrei averla tolta. Prova a vedere. Adesso dovrebbe arrivare. Ok. Ecco, mi vedete adesso? Parte. Vedete? Sì. Ok. Io vedo, sì. Bene, andiamo avanti da qui. Ok. No, siamo già qui, sì, vero? Quindi vai alla allevamento. Sì, no, vai pure avanti. Ancora, ancora. Quella successiva. Ok, qua. Quindi, no, quella degli uva. Quella prima ancora, quindi, questa. Prima, sì, sì. Ancora prima, questa. Quindi, dicevo, riferimento univoco, abbiamo preso evidentemente come riferimento un indice che è noto a tutti, cioè gli uva, unità bestiame adulto, coniugandola con quanto ci dicono le circolari AGEA, ma andando a integrare i dati in realtà con gli UGB dell'Istituto delle Vaches, che sono molto più precisi e fini per riuscire ad avere una valutazione un po' più precisa di questi parametri, perché in questo modo noi abbiamo la trasformazione di tutti i nostri allevamenti tipo in uva e, come vedremo nella parte finale, anche i nostri costi alla fine saranno riparametrati agli uva. Questo ci permette fra l'altro di avere anche comunque un confronto rispetto a un'unità di misura unica e non tanto al capo, quindi o al chilo di latte o al chilo di uova. Vedete alcuni esempi degli uva, andiamo alla successiva. Ecco, l'analisi economica ovviamente è riferita all'anno solare ed è svolta per la maggior parte dei parametri di ogni comparto. I colleghi hanno fatto vedere tutta una serie di aspetti di verifica e di parametri, tanto per darvi un esempio di quanto è stata analitica questa analisi economica, appunto. Per esempio, per il settore bovino da latte abbiamo considerato 50 parametri, che vuole dire più del 70% dei parametri che sono stati inseriti, fra quelli ambientali e quelli benessere e biosicurezza. Ma 50 parametri non spiega abbastanza, perché poi in realtà, se noi andiamo a coniugare sui livelli soglia e tutte le diverse modalità in cui è possibile raggiungere un certo livello soglia, per questi 50 parametri vuol dire più di 230 calcoli. Qui vedete proprio un'immagine che io ho inserito di uno dei tanti fogli elettronici dove si vede, per esempio, per le vacche da latte, nell'area di valutazione, parametro, tipologia di stabulazione, tutte quelle che sono le colonne che vengono usate, ovviamente non sempre tutte per tutti i parametri, e che portano poi alla fine al calcolo del livello buono e del livello ottimo, quindi dell'aumento del costo dal punto di vista dell'investimento che è necessario fare e del costo di gestione. Qui non parliamo solo di investimenti, per esempio in strutture, ma parliamo anche di costi che possono essere la manodopera, che possono essere il costo del veterinario, piuttosto che la spesa per dei materiali come la lettiera. Andiamo alla successiva. Ecco, io adesso vi faccio una rapida carrellata, che non può che essere rapida ovviamente, vista il tempo e la quantità di cose che dovremmo dire, di alcuni di questi aspetti di verifica, cercando di ricollegarmi a quelli di cui hanno parlato già Laura Valli e Alessandro Gastaldo. Qui per esempio vedete l'aspetto di verifica qualità dell'aria, emissioni di ammoniaca. Il parametro è il sistema di rimozione effluenti dalle corsie, che in realtà si collega al parametro di riferimento che è nell'igiene di stalla. Quindi sostanzialmente in questo caso ci sono due parametri in due aree diverse, ma che in realtà sono lo stesso, collegati nello stesso modo. E qui vedete un esempio di calcolo. Qui ovviamente io ho messo solo i dati essenziali per far capire cosa vuol dire in termini pratici passare dalla pulizia delle corsie dando due volte al giorno in più il passaggio dei raschiatori, o addirittura nel livello ottimo, che è l'ultima riga, dando ancora un passaggio in più. Come abbiamo sentito dalla collega, in questo caso nelle stalle siamo già messi in situazioni abbastanza buone, quindi noi qui vedremmo sostanzialmente il costo annuo unitario espresso in euro uva complessivi dell'allevamento. Quando c'è scritto uva tot vuol dire gli uva totali dell'allevamento e non solo gli uva della stalla a cui ci stiamo riferendo.
E quindi in questo caso l'intervento in arancione più chiaro da base a buono e nell'arancione un po' più scuro quello che bisogna aggiungere per passare da buono a ottimo. Avanti pure. Quindi l'impostazione che vedrete sostanzialmente è sempre la medesima. Adesso vediamo per esempio un esempio sui suini. Laura ha richiamato la copertura delle vasche come uno degli interventi che si possono fare per limitare le emissioni di ammoniaca, e in effetti è una delle cose che si fanno. Qui vedete ad esempio, ovviamente in questa slide vedete solo una parte di quella che è stata l'analisi completa, stoccaggio esistente e stoccaggio nuovo, e già qui abbiamo una duplicazione dei calcoli. Nel caso di stoccaggio esistente, vasche, copertura flottante, oppure, sempre riferiti a vasche di cemento armato, copertura fissa con telaio e pilastro centrale. In questo caso è chiaro che soprattutto si parla di costi di costruzione, e quindi quello che alla fine incide sul costo di gestione annuo è la quota di ammortamento, calcolata secondo le logiche della matematica finanziaria, ovviamente. E anche in questo caso vedete la situazione da base a buono, quindi con una copertura meno costosa, quindi galleggiante, e una copertura decisamente più costosa e impegnativa, che invece afferisce a sistemi, per esempio a pilastro centrale con telo, che vedete nell'immagine in alto, nella fotografia in alto. È ovvio che in questo caso i valori che sono esposti in termini assoluti sono quelli che fanno riferimento all'allevamento tipo. Poi però, alla fine, noi abbiamo un valore per uva, e quindi in realtà quello è poi il valore che noi possiamo prendere come riferimento per un qualsiasi allevamento. Stesso ragionamento per lo stoccaggio nuovo, quindi in questo caso costi ancora maggiori. Avanti pure. Ancora per i bovini da latte è stato richiamato l'efficienza energetica, l'energia solare fotovoltaica, e anche qui vedete degli interventi che sono stati valutati, come per esempio la ristrutturazione dell'impianto di illuminazione con LED. Questa è una tecnologia che si sta diffondendo nelle stalle, anche soprattutto nei bovini da latte, anche perché non è solo una questione di risparmio energetico, ma gli impianti a LED consentono di mettere nella stalla delle metodiche di illuminazione un po' più innovative a fotoperiodo, quindi con controllo del livello della luce, e che quindi vanno anche nell'ottica non solo dell'aspetto uso materie prime ed energia, ma anche benessere animale. Oppure ristrutturazione del tetto della stalla con l'aggiunta dell'isolamento, altro aspetto che incide sia sul discorso dell'ambiente, ma anche molto sul discorso del benessere animale. E poi, come ricordava ancora una volta Laura, gli impianti fotovoltaici, in questo caso appunto su un edificio solo, sempre dell'allevamento tipo bovini da latte, oppure su due edifici. Avanti. Avanti pure. Ok. Perché è un po' lento. Qui abbiamo, sì, infatti arriva molto dopo. Tipo di stabulazione, e qui vi faccio vedere tre slide sostanzialmente riferite a tre comparti, quindi in questo caso bovino da latte, e quindi diciamo interventi particolarmente impegnativi per l'allevatore, perché passare da una stalla fissa a una nuova stalla libera evidentemente è l'investimento più impegnativo. Lo vedremo anche nella fase finale quando parleremo dei costi di produzione, perché i costi delle stalle chiaramente sono alti, e quindi anche l'incidenza poi sugli UBA è considerevole. In questo caso vedete che i valori che noi abbiamo per passare dal base al buono sono tendenzialmente più alti di quelli che noi avremo poi per passare dal buono all'ottimo. Questo gioco forza, perché nel buono siamo già con la stalla libera, quindi avere una stalla libera che può passare dal buono all'ottimo, cioè che si migliora, è più facile che non passare dalla stalla fissa alla stalla libera. Avanti. Direi che adesso c'è un esempio sul comparto dei suini, in particolare, eccolo qua, in particolare per uno dei reparti più importanti dell'allevamento dei suini, cioè la stabulazione delle scrofe in maternità.
Sapete che oggi c'è un grande fervore, un grande studio e anche un grande interessamento da parte degli allevatori sulle tipologie di maternità con gabbie parziali o temporanee o addirittura senza gabbie, ce le ha fatte vedere prima il collega Gastaldo, e quindi qui vedete i box STG, che sarebbe scrofa temporaneamente in gabbia, o i box SL, che sarebbe scrofa libera, quello che può voler dire per un allevamento andare a investire in questi tipi di soluzioni. È chiaro che i costi possono variare molto, in base a che cosa? In base al fatto che nell'allevamento esistano tipologie di box che ci consentono, in quanto a dimensioni, di inserire già dei box del tipo per esempio STG, oppure che non si debba, oltre che modificare i box delle porcellaie esistenti, andare anche a costruire del nuovo, perché altrimenti perdiamo in costi, quindi perdiamo potenzialità d'allevamento. Avanti pure. Ecco, sui poli da carne, un esempio che riportiamo sempre per il parametro tipo di stabulazione è andare a riparametrare la densità d'allevamento. Voi sapete che nel polo da carne la densità d'allevamento è uno degli aspetti più importanti, quindi modificando quelli che sono le disposizioni normative, andando a valutare se siamo ai 33 kg o ai 39 kg o ai 42 kg a metro quadro e capire cosa vuol dire passare ad esempio ai 25 kg a metro quadro o in alternativa ai 27,5 kg con parquet esterno o addirittura nell'ottimo, le ultime tre righe, ai 25 kg con parchetto esterno e quindi chiaramente con una valutazione dei costi che tendenzialmente cresce dall'alto verso il basso. Avanti pure. Direi che questa è l'ultima sui suini, quindi discorso di arricchimento ambientale, altro aspetto che è stato chiaramente illustrato prima. Anche qui vedete tutta una serie di interventi solo in questo caso per i suini da ingrasso. In realtà noi abbiamo fatto la valutazione per tutte le categorie suine. E anche qui si capisce bene come sia diverso inserire per esempio un tronchetto di legno appeso a una catena e quanto sia più complicato anche da un punto di vista dell'investimento e della gestione, quindi del costo di gestione finale annuo, andare per esempio a mettere della paglia sciolta o della paglia pellettata in dispenser. Avanti, e arriviamo alla fine. Io non vedo nulla. Incidenza sul costo di produzione, cioè come slide. Ok. Perfetto, adesso la vedo. Ecco, alla fine di tutto questo lavoro che è stato fatto, appunto con i colleghi Menghi e Montanari, siamo andati a sostanzialmente a verificare quale poteva essere l'incidenza sul costo di produzione di queste cinque specie zootecniche, di questi cinque comparti. Ovviamente adesso io vi mostro l'incidenza con riferimento ad alcuni aspetti, in questo caso sono soprattutto aspetti legati al benessere, alla biosicurezza e diciamo al pacchetto relativo al minor stress. Ecco. Metodologia, la scelta degli ambiti di intervento, quindi capire quali potevano essere gli interventi da inserire per ogni tipologia di allevamento, i calcoli dei costi finali annui di gestione, chiaramente la valutazione di possibili benefici per capire se abbiamo per esempio meno spese veterinarie, se otteniamo un aumento dell'efficienza produttiva e riproduttiva, eccetera, facendo ovviamente stime sulla base di parametri che possono essere presenti in letteratura o che possono essere ricavati da progetti di ricerca fatti anche da CRPA. E alla fine la stima dell'incidenza di questi costi benefici sul costo di produzione delle unità di prodotto. Avanti.
esempio. Qui c'è un esempio che io ancora non vedo, ma così me lo ricordo, quindi vado a memoria. È un esempio di bovino da latte in parmigiano reggiano. Noi sappiamo che il comparto bovino da latte è il più importante comparto della nostra regione e chiaramente, considerando che più o meno il 70-75% delle vacche allevate nella nostra regione producono parmigiano reggiano, il parmigiano reggiano è il comparto più importante in termini proprio anche di PLV. Costo di produzione di base, quindi di partenza, riparametrato agli uva ovviamente, perché noi ragioniamo in termini di uva, e qui vedete un esempio di interventi, diciamo un pacchetto di interventi in realtà. Ecco, qui non vi dovete spaventare delle cifre, che sono ovviamente alte, perché qua in realtà noi abbiamo messo dentro molti interventi, ma un allevamento può fare anche solo uno o due interventi, chiaramente. Questo del discorso relativo a riduzione stress, miglioramento benessere animale, biosicurezza, sanità. Qui non ci sono interventi di tipo ambientale. E quindi, giusto per darvi un'idea, per esempio passando da una fissa a una libera, quindi da base a buono, abbiamo un aumento considerevole, si parla di 31,32% in più. Chiaramente da fissa a libera, da buono a ottimo, l'incremento è un po' meno, però è un valore che si aggiunge a quello precedente. Mentre vedete che gli altri due elementi indicati, quindi gli altri due livelli di costo, sono tendenzialmente un po' più bassi, perché è più semplice, avendo già la stalla libera, passare da base a buono, e ancora più semplice da buono a ottimo. E la successiva, che probabilmente è l'ultima. Le conclusioni. Sì, perfetto. Le conclusioni che io non vedo, eccole qua. Quindi sostanzialmente che cosa possiamo dire? E chiaramente il lavoro che abbiamo fatto sui disciplinari ci ha permesso di arrivare alla definizione di questi costi parametrici, e che sono già di per sé una cosa importante, perché non è che ci sono molti lavori in giro in Italia e anche in Europa che arrivano alla definizione di questi indici di costo. Chiaramente costi parametrici sia con riferimento alle tematiche che afferiscono al benessere animale che a quelle che afferiscono alla sostenibilità ambientale. Le stime hanno sempre riguardato due diversi livelli di soglia, e questo anche nell'ottica di poter prevedere una gradualità di azione, quindi che le aziende possano dire ok, entro qualche anno faccio questo e poi magari fra qualche anno riesco a fare un passo in più. E alla fine tutto questo credo che abbia un'utilità sicuramente per la regione, che in effetti ha finanziato il lavoro, perché per la nuova politica di sviluppo rurale, per la nuova PAC, ci possono essere degli spunti importanti, non solo per il tipo di interventi, ma proprio anche per il tipo di sostegni che eventualmente andranno messi in azione e in opera. Mi fermo e chiedo scusa per i problemi, ma purtroppo io non posso farci nulla. Benissimo, grazie mille al dottor Rossi, e direi che con questa abbiamo completato una carrellata ovviamente sintetica, che però ha cercato di dare l'idea almeno degli elementi di così prima conoscenza di un lavoro veramente approfondito che abbiamo fatto. E quindi di nuovo grazie anche al CRPA. Prima di passare la parola al dottor Blasi, volevo sottolineare solo qualche passaggio, qualche diciamo concetto, sperando appunto di ampliare il ragionamento su questo lavoro. Noi siamo alle soglie di un dibattito importantissimo che riguarderà la nuova PAC, ma anche altri strumenti che l'Unione Europea ci ha messo a disposizione. Ed è un momento in cui questa discussione deve essere affrontata, ci riferiamo ovviamente agli aspetti legati alla zootecnia e alla sua vita futura, in un ambito complessivo. Qualsiasi scelta e qualsiasi decisione che riguarda l'allevamento ha inevitabilmente una ricaduta e un collegamento con quello che succede dopo l'allevamento, quindi fino alla trasformazione dei prodotti e fino anche alla vendita degli stessi.
quello che ci chiedono i cittadini europei, le strategie farm to fork, eccetera, significano per gli allevamenti sostanzialmente un aumento dei costi. L'aspetto economico che abbiamo voluto indagare con questa ricerca credo sia fondamentale per darci la misura di che cosa significa lavorare in senso molto più elevato sui temi quali il benessere e la sostenibilità ambientale. Maggiori costi per l'azienda agricola e per l'allevamento cosa vogliono dire? Vogliono dire che noi in qualche modo questo incremento dei costi lo dobbiamo recuperare. Lo dobbiamo recuperare, a mio avviso, in parte con le politiche di sostegno comunitarie e quindi dovremo studiare come sfruttarle nel modo adeguato, ma dobbiamo recuperare una parte di questi costi maggiori anche dal mercato. E quindi quello che il cittadino vuole, un prodotto più sostenibile, qualitativamente migliore, con un contenuto anche etico diverso dall'attuale, ha però un valore e dobbiamo in qualche modo comprendere e valutare come questo valore deve essere recuperato all'interno della filiera. Altro concetto molto importante che è stato richiamato all'inizio dalla relazione del dottor Magnavacchi è tutto l'aspetto di gestione delle informazioni, banche dati, integrazione tra banche dati, possibilità che gli stessi allevatori abbiano un vantaggio dall'utilizzo e dal ritorno delle informazioni che loro stessi hanno contribuito a costruire e la possibilità di valutare quello che noi insomma oggi abbiamo messo a disposizione come una base di conoscenza abbastanza approfondita, direi, che possa essere valutato per diversi usi. E qui diciamo che diventa fondamentale il confronto con le filiere e con tutte le regioni e col Ministero in primis. Quindi la parola al dottor Blasi per le sue considerazioni e le sue prospettive, come vede lui la prospettiva su queste cose. A te Giuseppe. Ecco, perfetto, grazie Roberta. Prima ti devi prendere i complimenti anche miei e le congratulazioni per l'evento, non solo da parte dell'assessore, quindi sia dal massimo livello regionale anche da parte nostra, perché riconosciamo in te un dirigente che ha sempre lavorato per trovare delle soluzioni in un difficile mondo in cui è sempre difficile parlare anche di questioni così importanti come stiamo facendo oggi e per portarle a sintesi. Quindi sono stato sempre molto contento e ringrazio del tuo grande contributo che hai fornito anche nella fase di definizione del percorso che stiamo cercando di portare a termine sulla definizione di un sistema di certificazione della sostenibilità dei processi produttivi zootecnici, del benessere animale e tutto il resto. Il lavoro che avete fatto, che oggi avete illustrato, è un lavoro di grande utilità perché è un lavoro che affronta in maniera molto analitica i vari aspetti che dobbiamo prendere in considerazione e ci permette anche di fare dei ragionamenti che devono poi partire dalla lista dei problemi, perché dalla riunione che abbiamo fatto ieri con le regioni a me è parsa più una lista di problematiche che non una lista di soluzioni su cui noi ci dobbiamo orientare per decidere come utilizzare le risorse che saranno messe a disposizione attraverso gli strumenti di programmazione che tu hai citato, che ha citato anche l'assessore e che avremo a disposizione da molto presto, perché non c'è solo la politica agricola comune, c'è anche il piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui adesso non si parla tantissimo, ma che è stato al centro dell'attenzione per 7-8 mesi, anche di più, e di cui si tornerà a parlare quando verrà ripresentata la nuova struttura organizzativa del piano, su cui
si sta lavorando sia a livello nazionale che regionale con la regia della Presidenza del Consiglio e del MEF, che hanno preso in carico questa partita e che stanno cercando di finalizzare il lavoro fatto fino ad oggi per poterlo declinare al meglio rispetto a quelle che sono le indicazioni che arrivano dalla Commissione europea. Io partirei da alcuni degli stimoli che sono venuti fuori, cerco di essere molto sintetico anche perché siamo diciamo alla fine del tempo a disposizione, però volevo dare il mio punto di vista e anche qual è secondo noi la direzione che dovremmo prendere tutti quanti insieme nell'andare a definire come utilizzare queste risorse nei prossimi mesi. Il primo punto che è stato indicato come problematico, lo prendo come spunto dalla prima relazione, quello delle banche dati. Classifarm è la banca dati delle banche dati, perché è lo strumento che in questo settore è stato creato con diverse finalità, viene implementato in continuazione, ancora il processo di finalizzazione non è terminato, perché è un grande valore aggiunto su cui tutti quanti noi dobbiamo lavorare per far sì che diventi una struttura di supporto fondamentale per tutte le cose che dobbiamo fare, non solo per classificare, come dice il nome, per andare a monitorare quello che si fa, ma anche per offrire un servizio concreto alle imprese, ai relativi consulenti, quindi ai veterinari, agli zootecnici, agli agronomi che parteciperanno e che daranno un contributo fondamentale. Piccola parentesi, fondamentale sarà il ruolo del consulente aziendale, la mitica misura della consulenza aziendale che fino ad oggi non è partita e che io auspico possa essere la misura centrale per rendere più sostenibili i vari processi produttivi, tenuto conto che finalmente abbiamo risolto il problema dell'IVA e che fino ad oggi ci impediva di poterla far funzionare come tutti quanti noi auspichiamo. Sulla vicenda banca dati, qui non c'è solo Classifarm, c'è il grande investimento che il Ministero in accordo con le regioni ha fatto attraverso il progetto Leo, che è tutta la messa a sistema delle informazioni di carattere zootecnico, di performance produttive, che devono essere confrontate con quelle di carattere sanitario che troviamo in Classifarm. E poi c'è il grande processo a monte, che è quello della riorganizzazione, della reingegnerizzazione del sistema informativo agricolo nazionale, quindi a supporto delle decisioni che sistema Stato, Regioni e partenariato economico e sociale devono prendere. Abbiamo fatto diverse riflessioni con AGEA, con la Silvia Lorenzini, che è direttore di AGEA Coordinamento, poi è un'esperta che conoscete benissimo perché è stata direttore di Agrea, e che per poter ragionare in maniera compiuta su tutto questo progetto vorrebbe proporre il fascicolo di stalla elettronico, partendo dalla situazione aziendale della BDN di Teramo. Sono cose che, come diceva, non mi ricordo il nome di chi ha fatto la presentazione di questa parte, Magnavacchi, perfetto, scusami, mi scuso con lui soprattutto. Sono tutte informazioni che noi, per la stragrande maggioranza dei casi, abbiamo già a disposizione. Si tratta di poterle organizzare per utilizzarle al meglio e restituirle affinché si fornisca un servizio vero all'impresa e al proprio consulente. E su questo non è solo una difficoltà di comunicazione tra mondo sanitario e mondo agricolo zootecnico, perché per poter far ragionare Classifarm con il concetto della individuazione della singola struttura produttiva della stalla, è come dire che tutto quel grande sistema informativo che è stato messo a disposizione deve poter essere utilizzato attraverso la BDN di Teramo. Quindi, come dire, saluto l'assessore che nel frattempo è tornato, è come dire che nell'ambito del contesto sanitario
gli zooprofilattici, l'uno che gestisce Classifier, l'altro che gestisce la BDN nazionale, che per noi è fondamentale perché la utilizziamo per erogare qualsiasi forma di incentivo nel settore zootecnico, si devono rapportare meglio. E in tutto questo la grande banca dati che è in fase di finalizzazione, che sta sotto il progetto Leo, deve poter fornire le informazioni conseguenziali per capire quanto l'aspetto sanitario è collegato all'aspetto economico produttivo delle diverse performance. Quindi l'importanza di lavorare sulle banche dati e di farle crescere dando gli input giusti in questo processo di finalizzazione, che è fondamentale, perché se non abbiamo la banca dati non avremo nemmeno la possibilità di andare a rendicontare alla Commissione Europea se stiamo utilizzando o più o meno antimicrobici, come ci viene chiesto con il Farm to Fork, con il New Delivery Model della PAC e tutto il resto. Poi si è aperto anche tutto il tema degli investimenti che dobbiamo mettere a punto, non solo sugli incentivi ai comportamenti, su cui interverrò dopo e che me lo lascio per la fine. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ormai è assodato, perché le varie proposte sono passate, diciamo, nelle forche caudine di diversi valutatori e mi pare che ormai siano abbastanza definite. Ad esempio c'è un piano di investimenti molto importante che è stato citato sempre nel corso del pomeriggio, che è quello dell'ammodernamento delle strutture di produzione attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici per togliere tutte il cemento amianto, per migliorare la coibentazione, per migliorare la capacità di produzione di energia puntiforme da energie rinnovabili, e dovrebbe essere quindi visto come una grande opportunità per il sistema produttivo, soprattutto in quelle condizioni in cui c'è una prospettiva di investimento che tende a traguardare il tema del benessere animale. Poi abbiamo finalmente, pare, avuto soddisfazione sul progetto dell'innovazione tecnologica, che brutalmente è riconducibile a un piano di rottamazione dei trattori, ma non solo dei trattori, ma di tutte le macchine agricole operatrici, per introdurre le tecniche di agricoltura di precisione, che sono fondamentali per poter rendere più performante quel processo di sostenibilità, sia nell'uso e nella distribuzione delle dedizioni zootecniche, e sia nella esecuzione delle lavori e delle lavorazioni agronomiche, che sono più o meno impattanti sia per quanto riguarda le emissioni, i gas climalteranti, sia per quanto riguarda il suolo. Poi c'è il grande progetto, molto importante e poco citato, perché perlomeno da noi, perché non è a titolarità agricola ma è a titolarità MISE, che è quello della trasformazione del biogas in biometano, e che prevede una riorganizzazione di tutti i processi produttivi, traguardando non solo l'obiettivo della produzione di energie rinnovabili, ma anche la sostenibilità di tutto il processo produttivo che ruota intorno allo smaltimento dell'eccesso di input, quindi stiamo parlando sia di fertilizzazione minerali, sia di utilizzo di deiezioni zootecniche per l'alimentazione dei fermentatori, sia per l'utilizzo del digestato di qualità, chiamiamolo come ci pare, per aumentare la sostanza organica. Quindi abbiamo tre piani di investimento che sono strettamente connessi con gli obiettivi di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio. A fronte di tutti questi aspetti, chiaramente il piano di investimento significa comunque mettere nel circuito delle risorse importanti, che però necessitano anche di risorse proprie, perché non si parla di investimenti al 100%, ma di soggetti che decidono di investire e di indirizzare il proprio comportamento verso un miglioramento delle performance in tema di sostenibilità, che in questa fase devono essere per forza sostenuti. Allora tu, Roberta, hai come sempre colto nel segno il tema dei temi, che visto che stiamo parlando di un comportamento che non è solo un elemento di carattere etico, ma è anche
un elemento che incide fortemente sui costi dell'impresa, a cui dobbiamo attribuire un valore, cioè il comportamento degli allevatori che devono mettersi nelle condizioni di dover rispettare i criteri più restrittivi dal punto di vista della sostenibilità. Quindi non si parla solo di fare in maniera diversa una cosa che il giorno prima si faceva alle stesse condizioni, ai stessi costi, significa assumere comportamenti che incidono sui costi di produzione. Chi paga questi costi di produzione? Allora, qui il discorso è molto complesso, però ci troviamo di fronte ad una situazione che, a mio avviso, è una situazione da cui noi non possiamo tornare indietro, perché lo diceva prima l'assessore nella sua introduzione, il settore zootecnico è fortemente criticato, nella stragrande maggioranza dei casi ingiustamente, in alcuni casi purtroppo giustamente, perché ci sono dei comportamenti che non possono essere giustificati in nessun caso e sono quelli che poi vengono presi a pretesto per poter attaccare tutte le produzioni zootecniche. Però ci sono delle direzioni che sono obbligate per una serie di ragioni. Prima di tutto perché è necessario definire bene questo percorso per trascinare dietro il sistema produttivo verso un comportamento che sia il più virtuoso possibile, attraverso forme di incentivazione sempre volontarie, perché se fossero obbligatorie sarebbe come innalzare di brutto l'asticella sapendo che nessuno ti può venire dietro. Quindi cercare di individuare un percorso con degli incentivi adeguati per educare il comportamento di coloro che sposano questo progetto e affinché l'emulazione possa fare da traino rispetto al comportamento di tutti quanti. Non è solo una scelta economica, è anche una scelta che determina delle condizioni di mercato diversificate, perché questi aspetti, come sapete, vengono ormai presi in considerazione anche con diverse proposte a livello comunitario di definizione di una norma sul benessere animale e sulla sostenibilità del settore zootecnico a livello unionale. È un percorso anche questo obbligato, ci impiegheremo del tempo, perché per adesso il Consiglio ha dato mandato alla Commissione di elaborare una proposta sulla base di uno studio, anche il Parlamento europeo sta lavorando in questa direzione, sta facendo un'indagine, quindi c'è gran fermento, ma ancora di proposte concrete non ce ne sono, però sappiamo già che la Commissione lavorerà ad una proposta regolamentare che nei prossimi anni, tra un anno o due anni, potrà essere messa sul tappeto per poterla discutere e approvare prima della fine del mandato di questa Commissione, perché questo è il tentativo che stanno facendo, tenuto conto anche del documento Farm to Fork a cui vogliono dare concretezza e via dicendo. Questi temi però, molto rilevante, non sono motivati solo dall'esigenza di proteggerci da coloro che criticano il sistema allevatoriale, sono sempre più sostenuti anche da coloro che hanno l'esigenza, e quindi parliamo dell'aspetto economico, di differenziare il sistema produttivo unionale rispetto a quello di paesi extra UE, nei confronti dei quali non ci possiamo più difendere attraverso barriere commerciali, perché non sono più praticabili. E quindi poter definire sistemi di produzione più virtuosi da una serie di punti di vista, e poi saremo noi a definire quali sono i punti di vista da presidiare, diventa sempre più strategico per poter difendersi. Ad esempio, pensate all'accordo Mercosur, che di fatto liberalizza l'importazione di carne dal Sud America, a fronte dei quali i vari paesi più minacciati, pensate all'Irlanda, alla Francia, la stessa Spagna, anche se ha interessi diametralmente opposti, avendo diciamo delle imprese che hanno interessi molto importanti nel Sud America, tendono a differenziare le buone pratiche tra l'Unione Europea e il resto del mondo, prendendo a riferimento diverse ragioni. Ad esempio, il disboscamento per creare nuove aziende, il tentativo di rendere non etico un comportamento per far sì che quel prodotto possa essere marchiato d'infamia, tra virgolette,
per poterlo differenziare da quello che invece è un prodotto unionale che viene realizzato a condizioni etiche e qualitative superiori rispetto a quello di possibile importazione. Quindi questa strada è una strada che diventa obbligata per tutta questa serie di ragioni. Quali sono gli strumenti che noi abbiamo a disposizione oggi, oltre a quelli per realizzare degli investimenti che sono contenuti nel PNRR o nei programmi di sviluppo rurale che conosciamo tutti quanti? Abbiamo una serie di incentivi su cui possiamo giocare la nostra partita. Ieri nella riunione con le regioni abbiamo parlato degli ecoschemi. Non sarà facile calare la possibilità di incentivare attraverso l'ecoschema, che è una dotazione, un tesoretto di risorse che viene creato nei pagamenti diretti, tagliando però gli aiuti agli agricoltori che prima li prendevano. Quindi non è che sono soldi che sono nuovi, ce l'abbiamo, ne possiamo fare quello che vogliamo. Sono soldi che dobbiamo utilizzare con questi principi, ma li andiamo a tagliare a coloro che prima li prendevano attraverso i pagamenti diretti. Che poi è lo stesso principio che deve essere applicato con la proposta che faceva prima l'assessore, che è quello della OCM nel settore zootecnico, che è comunque una proposta che è nata nell'ambito del negoziato proprio su iniziativa italiana. Venne fuori, mi ricordo, in un contesto, in una riunione tra ministro e assessori, mi pare eravamo al Vinitaly, quindi eravamo anche sotto i fumi dell'alcol, però mi pare una cosa che è stata molto apprezzata. Ora bisogna tradurla in iniziative concrete, perché il settore zootecnico è un settore che merita attenzione, così come cercheremo di darglielo. Però ora dobbiamo lavorare a misure che consentano di rendere appetibile questo percorso, senza avere la presunzione di mettere a disposizione tanti soldi, che sarà talmente vantaggioso fare questo percorso che tutti quanti dovranno aderirvi, non sarà così, ma dovremmo essere chirurgi nell'andare a premiare quei comportamenti che sposano anche i desiderata di quel mondo che ci sta criticando perché andiamo a fare una strategia nel settore zootecnico. Dobbiamo essere, è complicato, perché quando andremo a declinare, sperando di poterci riuscire al più presto, questi aspetti nell'ambito del futuro piano strategico, dobbiamo confrontarci anche con tutti coloro che hanno esigenze e aspettative completamente diverse, e quindi io non mi sottrarrei da questo percorso, perché, dicevo, è una scelta obbligata, abbiamo queste possibilità, ce le dobbiamo giocare. La volontà di poter lavorare meglio nel settore zootecnico mi sembra chiarissima, non stiamo facendo il gioco delle tre carte speculando, cercando di confondere nessuno, perché stiamo lavorando, e voi oggi avete fatto vedere filiera per filiera quali sono gli aspetti tecnici che devono essere migliorati per poter definire dei disciplinari tipo di benessere animale su cui concentrare l'attenzione. Sfido a chiunque dire che le cose che avete messo in fila non sono cose che si traducono automaticamente in condizioni di benessere dell'animale o in condizioni di miglioramento delle emissioni o delle performance produttive, di qualsiasi altra cosa. Quindi, lavorando seriamente con questi presupposti in questo contesto, io spero che ci siano nelle condizioni, nei prossimi 2 o 3 mesi, che andremo a definire le misure del futuro piano strategico, e quindi anche le misure a questo gemellate dei programmi di sviluppo rurale, azioni concrete con degli incentivi che, almeno nella fase iniziale di conversione, chiamiamolo così, uso questo termine perché tutti quanti voi immagino abbiate la percezione di quello che vuol dire, almeno nella fase di conversione ci sia l'incentivo giusto per far partire il sistema. Dopodiché deve essere il mercato a poter premiare questo comportamento, nella convinzione che, differenziando opportunamente, comunicandolo, questo comportamento una volta per tutte sia il produttore agricolo, in modo particolare, ma anche gli operatori agroalimentari, che sono l'altro pezzo fondamentale della filiera, a poter conservare il valore aggiunto che il consumatore sarà disposto
a pagare in più per mantenere questo sistema. Fino ad oggi l'esperienza ha dimostrato che se andiamo in ordine sparso non facciamo altro che creare costi aggiuntivi per la singola impresa, che è costretta a rispettare delle regole che gli vengono imposte da qualcuno che è convinto di aver inventato il disciplinare di produzione campione del mondo, invece non lo è, magari non è questo il sistema, e cercando di poterlo mettere a sistema valorizzando attraverso una comunicazione efficace, perché questo sistema allevatoriale è un sistema che dà delle garanzie e delle risposte concrete ai consumatori, ai cittadini, che poi sono anche coloro che pagano le tasse e che quindi più di altri devono avere riscontro di quello che facciamo. Quindi è su questa direzione, io ringrazio per il grande lavoro che avete fatto, ringrazio anche del contributo che nell'ambito del contesto di Accredia stiamo lavorando alla misura benessere animale, che per adesso riguarda solo suini da ingrasso, ma che poi dovrà essere allargata alle altre filiere produttive, che ci viene data dal CRPA attraverso Castaldo, che ha sempre lavorato, ha partecipato con noi, e spero che questo percorso poi possa essere implementato a 360 gradi, tenendo in considerazione tutti gli elementi che oggi abbiamo visto e per i quali vi faccio i complimenti, perché l'avete fatto in maniera scientifica e queste sono le cose che ci servono per mettere a sistema questo percorso. Grazie. Grazie molte a te, Giuseppe. Mi rendo conto che abbiamo sforato un po' rispetto all'orario che avevamo programmato. Credo, se non ci sono problemi da parte di nessuno, che comunque qualche intervento, qualche domanda o commento sia comunque possibile farlo. Quindi chiederei, ecco, avete lo strumento di alzamano, di utilizzarlo per poterci orientare, visto anche la numerosità dei partecipanti. Tu, Laura, dammi un aiuto. Per... Sì, abbiamo già una domanda, devo dire, o per un intervento, esatto, di Rossella. Rossella, che si vuole iniziare. Grazie, iniziare. Prego Rossella. Ecco, grazie, buon pomeriggio a tutti. E anch'io per prima cosa, Roberta, mi devo assolutamente ricollegare ai complimenti che sono più che meritati, che hai avuto dall'assessore, che hai avuto anche dal dottor Brasi, e che tutti quanti noi sicuramente, insomma, ripetiamo nel nostro cuore, chi può partecipare direttamente, altrimenti tutti pensiamo la stessa cosa. Ringrazio gli organizzatori, raccolgo l'invito alla sintesi e anche al pragmatismo, quindi non intervengo sui contenuti dei disciplinari, perché sono disciplinari veramente molto complessi. Avete fatto un lavoro veramente, veramente enorme ed encomiabile. Invece vorrei capire meglio proprio come questo vostro lavoro andrà a coniugarsi con quello che si sta facendo a livello nazionale, appunto con l'elaborazione del decreto sul sistema di qualità nazionale benessere animale, che appunto si fonda sul Classifarm, e anche come si andrà, diciamo, poi a coniugare con i disciplinari consolidati privati, che sono comunque valutati, autorizzati dal pubblico. Quindi vorrei appunto capire meglio se come questa iniziativa, anche perché poi l'allevatore potrà trovarsi in un triplice campo, in un certo senso, no? Cioè potrà trovarsi di fronte a un disciplinare elaborato appunto dal CRPA per la Regione Emilia-Romagna, che suppongo sarà anche di grande aiuto per quanto riguarderà la definizione di sostegni al questo percorso di miglioramento verso cui comunque i nostri allevamenti devono andare, e poi si troverà magari con disciplinari già applicati e si troverà anche poi a confrontarsi con il sistema di qualità nazionale benessere animale. Quindi vorrei, anche per riferire chiaramente ai miei associati, capire se come queste cose andranno a coniugarsi. Grazie. Grazie Rossella. Io non credo che sia possibile dare una risposta già definitiva a questo tuo interrogativo, nel senso che noi ovviamente questo lavoro, quando l'abbiamo pensato e programmato, cioè quasi 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa, non avevamo ancora
tutte le informazioni che abbiamo oggi. In questo momento è un lavoro tecnico molto ampio e molto accurato che dovrebbe essere utilizzato come base di ragionamento, base di lavoro per capire non solo noi Regione Emilia-Romagna, ma tutti insieme, anche perché siamo ben consapevoli che le nostre filiere, soprattutto zootecniche, non sono filiere che si esauriscono nel confine regionale, ma sono filiere che hanno quasi sempre confini molto più ampi e quindi non possiamo fermarci a una riflessione limitata al nostro territorio, ma dobbiamo necessariamente ragionare in maniera coordinata con gli altri livelli di programmazione. Quindi sicuramente ci saranno dei passaggi, il dottor Blasi ha ricordato poco fa, abbiamo iniziato col Ministero a fare dei ragionamenti sulla architettura verde della nuova PAC. Dentro a questa architettura verde ci possono stare anche delle premialità, degli aiuti per i comportamenti, per gli investimenti. Il tema della certificazione è uno degli aspetti di questo lavoro, che nel caso specifico non è ancora stato formulato, definito. C'è un lavoro che si sta sviluppando a livello nazionale sul sistema qualità benessere animale, a cui noi speriamo vivamente di poter partecipare in maniera costruttiva e poi soprattutto andranno verificati e valutati con le filiere stesse queste cose. Cioè non è un'iniziativa che può essere, credo, frutto solo di una concertazione dell'ente pubblico. Però mi fermo qui e non posso dare una risposta conclusiva, ovviamente. Bene, abbiamo il signor Morabito Antonino. Buonasera, sono Morabito di Legambiente Nazionale. Non si preoccupi. Un applauso per il contributo che avete offerto, netto del lavoro che è iniziato un paio, 3 anni fa, come diceva poc'anzi, che devo dire è un contributo molto molto utile. C'è un dibattito giustamente nazionale ed è corretto quello di capire come si concilieranno i diversi percorsi che sono in piedi, ma la trasparenza e la completezza dell'informazione fornita oggi, secondo me, dovrebbero essere di grande stimolo, proprio perché il dibattito nazionale un po' più efficace e utile, proprio perché il comparto non ha nemici tanto all'esterno, ma ho il timore che li abbia all'interno, lo dico con molta trasparenza, il timore che il mondo della zootecnia abbia aggressioni dal mondo esterno, dei cittadini, dei consumatori, è un timore infondato. Il Made in Italy, la qualità italiana, ha bisogno di essere riconosciuta all'esterno, e i percorsi di conoscenza, di dettaglio che voi avete illustrato oggi sono quegli elementi che consentono di avere la forza per poterlo fare. In assenza di questo si rischia di inciampare alla prima curva e sinceramente sono molto contento che la Regione Emilia-Romagna continui a dimostrarsi una regione che lavori per portare contributi alla crescita di tutto il paese, non solo della sua regione. Grazie. Grazie a lei. Bene, Gian Piero Giorgi. Buongiorno, io sono responsabile qualità carni di Coop Italia e quindi faccio parte dell'ultima catena che deve sentire i consumatori. Io mi intanto ringrazio e complimenti anche da quel poco che può valere da parte mia alla regione, al CRPA che spesso poi lavoriamo assieme. Allora, io vorrei chiedere due cose. Intanto che, come si è detto, tutte queste cose qua portino però dei confronti che la GDO venga coinvolta, perché oggi noi nel suino elargiamo circa qualche milione di euro di premio per ottenere un suino particolare. Quindi chiediamo sia all'assessore che è presente di considerare la Coop in generale, perché noi poi non siamo solo sul territorio dell'Emilia Romagna, ma gestiamo circa 300.000 suini in un anno, quindi questo penso che faccia piacere sia al dottor Blasi che possiamo lavorare assieme per ottenere un percorso, come abbiamo parlato spesso con la dottoressa Pedicone, quindi tutti assieme si può raggiungere l'obiettivo
ma teniamo conto anche di quello che si può progettare in un tempo che può essere un anno, due anni, tre anni, quattro anni, perché non è detto che tutto si riesca a fare subito. Quindi io vi chiedo gentilmente di considerare in questo caso, come non è mai stato fatto, il CRPA sì, ci ha sempre coinvolto, la GDO, perché se no noi dove andiamo a dire cose nel bovino particolare, ho visto che in quello momento c'è anche il dottor Cerghiello che segue tutti i disciplinari del bovino, nel suino abbiamo tutte le nostre certificazioni, noi a breve raggiungeremo ottimi obiettivi di benessere nel suino, ma vorremmo dirli, non vorremmo essere poi troncati tra un anno e mezzo nel poterlo dire, perché esce poi un decreto che non sappiamo, non abbiamo visto, non ci abbiamo ragionato. Quindi disponibili a qualsiasi colloquio, disponibili a tutto, disponibili a fare vivere meglio questi animali, però per favore coinvolgete adesso me, nel senso che come responsabile mi posso poi occupare di coinvolgere altri, però vi chiedo gentilmente di tenere in considerazione anche la GDO, specialmente COP, poi dopo se volete anche Conad e gli altri, non è un problema, però COP. Vi ringrazio. Come dire, io credo che non ci sia difficoltà ad accogliere l'invito, poi non sarà solo Regione Emilia-Romagna che discuterà su questo tema, quindi estendo a tutti la sua richiesta. Sì, sì, ho visto che ci sono anche i colleghi della Lombardia in collegamento, quindi siamo già, spesso ci siamo sentiti con loro, quello che mi farebbe piacere è proprio fare un tavolo tecnico, operativo, che permetta di fare sfociare tutti questi progetti in un qualche cosa di bello per il consumatore, essendo noi una cooperativa di consumatori. Se posso permettermi una battuta velocissima, quello che al consumatore, essendo anch'io della categoria, interesserebbe sicuramente è avere una chiarezza di comunicazione e maggior omogeneità di informazione, perché spesso si fa fatica a destreggiarsi nelle tante definizioni e nelle tante possibili, come dire, sfaccettature che questi aspetti stanno assumendo sulle etichette, sulle diverse linee di produzione. Che ci sia, allora ne discutevamo anche oggi, poi non voglio che diventi un monologo, semplicemente che diventi una base di partenza per tutti, l'abbiamo condiviso con il mondo della produzione, che sia una base di partenza con tutti non è un problema. Ma che però qualcuno si possa levare da questa base di partenza, che può essere uguale per tutti, cioè se il Classifarm o qualsiasi altro prodotto che viene fatto è la base di partenza per poter dire il benessere, bene, ok, ci siamo d'accordo. Però se io, GDO, ho delle cose in più da dire, allora a questo punto me le devono lasciare dire, in questa maniera qua. Poi decidiamo che cosa, e non è questo il momento giusto, il modo di parlarne, però se si può avere dei tavoli di confronto, è disponibile avere dei tavoli di confronto che possono portare a benefici per tutti. Benissimo. Non vedo altre mani alzate. Guido Zama. Adesso. Prego, Guido. Sì, buonasera a tutti. Non rubo tempo facendo i complimenti, perché la Roberta sa come penso bene del suo lavoro. Non appunto, continuate a dirlo, perché mi mettete in... No, io sono voluto intervenire perché mi voglio riallacciare a quest'ultimo intervento, perché penso che serve un ambiente dove poter discutere tutte le questioni, come veniva detto, un tavolo, ma so che la Regione Emilia-Romagna e la Lombardia avevano elaborato un documento che nasceva da quello che era un settore di crisi, parto del settore suinicolo in momenti particolari, e che poneva un percorso per affrontare e mettere in fila questa filiera molto lunga, che è quella del settore suinicolo, e arrivare a valorizzare poi il prodotto nelle sue spazio.
progettature. Ora io spero che questo lavoro molto articolato e ben fatto non rimanga nei cassetti affossato e sabbiato da parte di qualcuno, perché altrimenti continuiamo a fare tante belle incontri, a evidenziare quali sono gli aspetti su cui lavorare e su cui sviluppare il percorso, poi alla fine non si arriva mai in gol perché non c'è un percorso strutturato, organizzato e condiviso da parte di tutte le parti. E quindi io invito l'assessore Mammi e, se c'è anche il referente della Regione Lombardia, a riprendere in mano quel documento e a capire perché dopo vari mesi di ripensamento e ripensamento della sua validità non sia ancora stato oggetto di un confronto. Altrimenti chiudo. Tutte queste belle iniziative, tutti questi elementi che sono presenti sui tavoli, che vengono ogni volta riportati, che l'obiettivo finale, come diceva la dottoressa Roberta Chiarini, è di valorizzare poi il prodotto finale, perché gli incentivi finiscono, i costi restano, le aziende quando non ci stanno dentro chiudono e i mercati li coprono altri paesi. Quindi vorrei evitare che la nostra sunicoltura finisse in mano ad altri o dentro le cosiddette filiere chiuse. Grazie. Io credo di non poter dire molto su questo passaggio, non so se, siccome l'assessore è rientrato, se vuole dire qualche cosa o no, non lo vedo più collegato. È riuscito un'altra volta, sì. Mi faccio carico sicuramente di riferirglielo, perché insomma, come hai evidenziato, non ci sono solo aspetti tecnici. Noi oggi abbiamo voluto cercare di partire da un documento e da uno studio che è prevalentemente tecnico, ovviamente, per offrirlo a una riflessione che ovviamente ha poi anche dei risvolti politici, ma in questo momento mi fermo alla constatazione che è fondamentale, visto che le direzioni da prendere sono condivise per forza da tutti, perché non credo che ci sia qualcuno, come è già stato detto anche dal dottor Blasi, che non vuole migliorare il livello di sostenibilità o di benessere degli allevamenti. Abbiamo bisogno però di concordare tecnicamente quali sono i percorsi migliori da seguire. Mi permetto di suggerire, dopo una vita che lavoro nel settore anche zootecnico, che nulla si fa in poco tempo, e soprattutto negli allevamenti, per cui è importante anche sfruttare la gradualità. Noi oggi abbiamo a brevissimo delle scelte da compiere sul PSR di transizione, alcune cose di base che sono sostanzialmente gli aspetti di investimento potranno essere già avviati nel giro di pochissimo tempo, perché sono quelli fondamentali su cui poi si potranno innescare, con gli strumenti che ci offre la nuova PAC, degli aiuti invece sui comportamenti, sugli aspetti di gestione degli allevamenti, che hanno, come dire, elementi più fini e più anche complessi da gestire e da controllare, quindi si innescano, come dire, discussioni che hanno bisogno di essere fatte non in un incontro di presentazione complessiva come quello di oggi, ma appunto in tavoli più tecnici e più articolati. Qualche altra domanda o commento? No. No, io non ne vedo più. Allora, io direi che, visto che abbiamo sforato abbondantemente anche con l'orario, penso che sia giunto il momento di salutarci. Ovviamente siamo noi a ringraziare in primis CRPA, ma subito dopo il dottor Blasi per la pazienza e il tempo che ci ha dedicato, e tutti voi, perché insomma, credo che sia un momento importante nella fase storica che viviamo riuscire a mettere un attimo la testa su ragionamenti di questo tipo. Grazie ancora, e speriamo di riprendere la discussione nei modi, nei tempi
più opportuni. Grazie Roberto. Grazie. Buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci. Buon lavoro. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.